Viene da commemorare, ricordare insieme, è quello che vogliamo fare appunto oggi pomeriggio. Esattamente 100 anni fa, il 4 novembre del 21, 1921, ebbe luogo la tumulazione del Milite Ignoto nel sacello dell'Altare della Patria. Dopo la Prima Guerra Mondiale, le nazioni che avevano partecipato vollero onorare i sacrifici e gli eroismi della collettività nella salma di un anonimo combattente, caduto a armi in pugno. In Italia, l'allora Ministero della Guerra dette l'incarico ad un'apposita commissione di esplorare tutti i luoghi nei quali si era combattuto e di scegliere una salma ignota e non identificabile per ognuna delle zone del fronte: Rovereto, Dolomiti, Altipiani, Grappa, Montello, Basso Piave, Cadore, Gorizia, Basso Isonzo, San Michele, tratto da Castagnivezza al mare. 11 salme, una sola delle quali sarebbe stata tumulata a Roma al Vittoriano, furono trasportate nella Basilica di Aquileia. Qui venne operata la scelta fra 11 bare identiche. A guidare la sorte fu chiamata una popolana di Trieste, Maria Bergamas, il cui figlio Antonio, disertore dell'esercito austriaco e volontario nelle file italiane, era caduto in combattimento senza che il suo corpo potesse essere identificato. Il feretro prescelto fu inserito in una cassa di legno di quercia e fu trasferito a Roma su ferrovia, ricevendo gli onori delle folle presso ciascuna stazione lungo gran parte del tracciato. Tutte le rappresentanze dei combattenti, delle vedove e dei militari dei caduti, con il re in testa e le bandiere di tutti i reggimenti, attesero l'arrivo del convoglio nella capitale e mossero incontro al Milite Ignoto per rendergli solenne omaggio. Più di 300.000 persone accorsero per quel giorno a Roma da ogni parte d'Italia, e più di 1 milione di italiani fece massa sulla strada della capitale. L'epilogo avvenne il 4 novembre 1921 con una solenne cerimonia dinanzi al gran monumento in piazza Venezia. Uno smisurato picchetto fu schierato, inquadrato, mentre 335 bandiere dei reggimenti attendevano il feretro. Prima della tumulazione, un soldato semplice pose sulla bara l'elmetto da fante. I militari presenti, rappresentanti delle nazioni straniere, erano sull'attenti, mentre tutto il popolo in ginocchio. Il feretro del Milite Ignoto veniva quindi inserito nel sacello e così tumulato presso quel monumento che poteva ora ben dirsi Altare della Patria. Il monumento è sempre sorvegliato da due militari. Il Milite Ignoto è il luogo simbolo di cerimonie ufficiali che si svolgono annualmente in occasione delle festività civili durante le quali il Presidente della Repubblica e le massime cariche dello Stato rendono omaggio al monumento con la deposizione di una corona d'alloro. E anche prassi che i capi di Stato stranieri in visita ufficiale in Italia rendono omaggio al Milite Ignoto. Al momento il Presidente della Repubblica si reca all'Altare della Patria in 3 diverse occasioni durante l'anno, il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre. Per ricordare e rendere onore abbiamo organizzato questa iniziativa di oggi, che inizia nell'unico modo possibile, e quindi vorrei che venga adesso il vice brigadiere Giuliani della fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia.
Ora un momento di raccoglimento proprio per tutte le vittime di guerra. Grazie, benvenuti a tutti, è un grandissimo onore aver organizzato questa iniziativa per rendere appunto omaggio alla nostra storia e soprattutto a tutti i caduti, ma anche per fare appunto memoria di quello che è successo, raccontandolo attraverso le voci, sentirete, autorevoli di persone appunto altrettanto autorevoli. Io non dico nient'altro al momento, lascerei subito la parola all'avvocato Andrea Del Corno, consigliere dell'Ordine di Milano, che porta i saluti del nostro presidente dell'Ordine e di tutto il consiglio che appunto ha voluto questa iniziativa. Grazie al dottor Ferraro, grazie a tutti voi. Devo dire che portare i saluti dopo questa toccante inizio è particolarmente complicato, insomma, in qualche modo. C'è quel film di guerra Midway che era al cinema poco fa, che diceva il mare conserva il ricordo di chi ha combattuto quella battaglia. E noi abbiamo delle montagne che conservano il ricordo di chi è morto eroicamente anche in quella guerra, perché è stata una guerra terribile, di una difficoltà, tutte le guerre lo sono, ma quella è stata veramente una carneficina ed è stata anche un momento di grande eroismo. Oggi qui ricordiamo alcuni di coloro che si sono impegnati e che sono simbolo di questo. Allora forse quello su cui noi possiamo riflettere è il significato del simbolo, che non deve essere un fenomeno retorico, ma deve essere un fenomeno che ha un vero significato. L'altare della patria non è un monumento altrimenti noto su cui volano le frecce tricolori solo il giorno in cui c'è il 2 giugno, ma in realtà è un simbolo di un'unione nazionale che si è creata col sacrificio di chi ci ha creduto. Poi, indipendentemente dalle parti, da chi voleva entrare in guerra, chi non voleva entrare, non è quello, però ci ha creduto davvero. Questo palazzo tutti i giorni celebra questa Repubblica, gli avvocati, i magistrati, le forze dell'ordine che intervengono, cioè noi celebriamo effettivamente la coesione nazionale sulla base del diritto, e il diritto è il figlio diretto di un'affermazione di un popolo. Quindi in qualche modo il simbolo dell'altare della patria, il Milite Ignoto, che ha una storia bellissima, poi in realtà su cui il tenente Tognasso si è molto impegnato e si è speso tutta la vita, sono veramente un emblema di questo. La via qui di fianco, via Freguglia, è un ulteriore esempio. Freguglia, lo sapete, cade nel 1917, via riceve poi una decorazione, è un altro dei simboli, di un nome legato a questo evento. Noi abbiamo tenuto una mostra, abbiamo presentato un libro, L'umanità in trincea, abbiamo fatto una mostra alla Sala Gualdoni sugli avvocati che erano impegnati durante la Prima Guerra Mondiale, e qualcuno dell'ufficio, dell'ordine, qualche ragazza, qualche dipendente, qualche collaboratore, ha la fotografia dal posto di lavoro di Freguglia, all'immaginetto di Freguglia, anche di altri, perché è una storia intensa, è una storia vera, è una storia di persone che hanno dato il contributo alla creazione di questo nostro paese. E questo secondo me è molto bello. Poi sono particolarmente contento di vedere di fianco a me
il generale, io mi emoziono, a me piacciono le divise, amo le forze armate, e quindi in realtà è per me motivo di particolare simpatia questo. Ma non lasciamo prevalere mai la retorica e diamo sempre un significato a quello che facciamo al di là del vuoto simbolo, dando il nostro contributo perché ci sia una reale, come dire, un reale valore nell'attività, e non dimentichiamo da dove veniamo. Gli avvocati sono impegnati tutti i giorni in questo, assieme ai magistrati, nella celebrazione della giustizia che, come dicevo, è secondo me uno dei momenti cardini della vita repubblicana. Quindi ben venga una giornata come quella di oggi, un'occasione come quella di oggi, in cui ricelebriamo questo tema del Milite Ignoto e della storia del Milite Ignoto e di chi ha partecipato alla realizzazione di questa straordinaria vicenda, dando la parola a coloro che hanno avuto gente coinvolta o comunque conoscono bene la storia. Quindi sono particolarmente lieto di partecipare oggi, a nome di tutto l'ordine degli iscritti di Milano, ringrazio chi è presente, chi ha organizzato la giornata. Grazie. Ora, prima di andare avanti, vediamo il trailer proprio del film La scelta di Maria, appunto, che abbiamo citato prima, che è la storia appunto del tenente Tognazzo. Con il presidente del tribunale, dottor Roberto Bicchi. Grazie, avvocato, grazie all'ordine degli avvocati per l'organizzazione di questo
di questo pomeriggio e dell'invito. Miei, più che un'introduzione sarà un saluto, diciamo, vestito da qualche considerazione. Io credo sia un'iniziativa molto condivisibile questa presa dall'Ordine degli Avvocati. Fa seguito a un'altra iniziativa di qualche mese fa, due anni fa, di celebrazione con il professor Provera con altri, in merito al ricordo della Grande Guerra. Perché sono iniziative importanti, anche e perché è bene che siano celebrate, diciamo, in questo palazzo istituzionale della giustizia, che è un po' un simbolo proprio dell'amministrazione giurisdizionale a livello probabilmente di paese, no? Beh, perché le istituzioni, come le persone, hanno una loro identità se hanno una loro memoria, nel senso, anche le nostre istituzioni democratiche, repubblicane, italiane, eccetera, sono frutto di un continuum storico che, per andare per via breve, inizia con il Risorgimento, con quella che noi chiamavamo la Quarta Guerra d'Indipendenza, cioè la Grande Guerra, e poi con periodi drammatici, quelli della dittatura, e poi la Resistenza, la Repubblica, l'Assemblea Costituente, eccetera. Cioè è un continuum nell'ambito del quale poi avviene un'operazione culturale, cioè ognuno seleziona determinati episodi che rappresentano determinati valori e si costruisce un'identità di riferimento. E nell'ambito di questa selezione, credo, almeno a mio parere, sia importantissimo selezionare proprio questi avvenimenti. E il centenario del Milite Ignoto ha un particolare valore positivo a livello di storia italiana, perché fu un avvenimento che dette un'immagine e fu espresso un sentimento unitario del paese. Fu un viaggio, quello della salma del Milite Ignoto da Aquileia fino a Roma, fatto a velocità estremamente ridotta, con una partecipazione popolare di centinaia di migliaia, probabilmente di milioni di persone. E fu appunto una partecipazione spontanea, commossa, unitaria. Quella unità che invece non c'era stata né al momento dell'entrata in guerra, né successivamente della gestione del ricordo e della considerazione della Grande Guerra, e probabilmente non c'è stata neppure negli anni, nei decenni successivi, no? La Grande Guerra è sempre stata un avvenimento grandioso per la nostra storia, una storia, quella dello Stato unitario, relativamente breve, che stranamente non è riuscita a costituire quel fondamento ideale, anche un po', che identifica una nazione. Se ci pensiamo è un fatto strano, no? Per chi va in Inghilterra o anche in Francia, ancora c'è la celebrazione della Grande Guerra che dura una settimana. Cioè la Gran Bretagna da 4 secoli credo che vinca tutte le guerre, e ancora c'è questo legame molto forte su questa Grande Guerra. Da noi c'è stata una vicenda storica un po' diversa, no? Ora non mi voglio mettere a fare lo storico perché non lo sono, ma insomma interventisti, non interventisti, siamo stati l'unico paese dell'Europa che ha partecipato alla guerra non con un governo, ad esempio, unitario, chiamiamolo di unità nazionale o cose del genere, cioè la frattura rimase. E questa frattura rimase dopo la guerra, con conseguenze anche deleterie per la nostra storia, perché tutta quella partecipazione di generazione alla guerra fu schiacciata poi su una parte politica, al di là, ma per gli errori dell'altra parte politica, che rinunciò alla rappresentanza di tutto il paese. E allora si innestarono delle
scelte politiche e culturali che sono perdurate probabilmente fino a qualche decennio fa, per cui fu selezionato della Grande Guerra, quella che chiama Sneghi un mito deprecatorio, no? Della Grande Guerra, si, per alcuni il riferimento maggiore principale era Caporetto, no? Quante volte noi leggiamo sui giornali anche sportivi, eccetera, Caporetto, no? Nessuno cita Vittorio Veneto, tutti solo Caporetto, ma questo non è un fatto casuale, no? È un portato di quell'impostazione storica che si determinò in quegli anni. E per cui questo recupero di unitarietà che ci fu già allora al momento del Milite Ignoto, di questa celebrazione del Milite Ignoto, in cui si identificavano liberamente e istintivamente tutte le generazioni, le famiglie che avevano avuto tutto un lutto, si pone appunto come un avvenimento che ridà un senso di patria nel suo significato più totale a quegli avvenimenti della Grande Guerra e che ci portiamo anche ora. No? Prima si parlava di questa importanza del Milite Ignoto e di questa anche partecipazione che c'è stata di interesse culturale anche dei giovani, di interesse mediatico. E coltivare la memoria è un fatto importante. L'ordinamento giudiziario, rispetto al quale devo svolgere delle lezioni all'Università Cattolica, cerco di illustrarlo non tanto attraverso il commento alle norme giuridiche, non soltanto a quello, fra l'altro una materia noiosissima, ma cercando di far vedere proprio dagli stati preunitari a oggi quali siano state le dinamiche, le forze, gli interessi che hanno determinato queste variazioni. Perché nulla, neanche il nostro modo di fare giustizia, o quest'Aula, le nostre istituzioni, nasce da astratte scelte ideologiche o intellettuali, ma proprio il frutto di avvenimenti, di determinati fatti, spesso drammatici, come la Grande Guerra. Per cui, niente, mi taccio perché voglio sentire queste relazioni di esperte molto più, che saranno sicuramente interessanti. Ringrazio tutti, ringrazio nuovamente l'Ordine degli Avvocati appunto per questa iniziativa. Grazie Presidente, che appunto l'abbiamo chiamato anche perché è un appassionato, come avete capito, appunto di storia e di come ci ha richiamato al valore della memoria, coltivare la memoria, come appunto ho detto, per le istituzioni e per le persone. Ora, Avvocato Benzi, che ci parlerà sulla partecipazione alla Grande Guerra degli Avvocati e sulla figura dell'Avvocato Carlo Freguglia. Avvocato Benzi, segretario generale dell'Associazione Nazionale Volontari di Guerra, e mi è giusto ricordare che nel 2018, come è stato anche citato prima sia dal Presidente che dall'Avvocato Il Corno, ha curato una mostra al Palazzo Giustizia, molto bella, dove ha raccolto le storie di 46 legali milanesi morti al fronte. E quindi anche lui ha fatto proprio un lavoro di ricerca e di aiuto appunto a ricostruire la memoria. Bene, è per me un grande onore oggi poter essere qui a illustrare la mia relazione che è una sintesi di un lavoro eseguito qualche anno fa, dal 2015 al 2018, e che si concretizzò in una serie di iniziative, per cui ringrazio l'Ordine per averle appoggiate e sostenute, rappresentate da alcuni corsi di formazione, nella fattispecie 3, e poi dopo la mostra che è stata citata. E queste iniziative erano nate da una mia passione personale, di altre persone che mi aiutarono in questa impresa, che venne suscitata dall'esame, dalla vista, o se vogliamo usare un termine un po' più aulico, dalla visione
di una lapide che esiste qui nel nostro tribunale, nel salone principale, ed è una lapide che contiene tutti i nomi dei colleghi caduti nelle guerre del XX secolo, della prima parte del XX secolo, quindi Grande Guerra, guerra in Africa orientale, guerra di Spagna e Seconda Guerra Mondiale per quanto concerne il periodo dal 10 giugno 1940 fino all'8 settembre del 1943, la data che, come tutti sappiamo, rappresenta il giorno dell'armistizio cosiddetto. E da lì quindi nacquero queste iniziative che incontrarono un notevole favore, un notevole interesse da parte dei colleghi, del pubblico. Ma non era solamente, come infatti è stato anticipato nei discorsi che mi hanno preceduto, un discorso di celebrazione o di mera commemorazione. Queste iniziative, come anche quella di oggi, sono a mio parere dirette anche a rappresentare e a cogliere un nesso che esiste fra il mondo dell'avvocatura e il suo impegno nella storia nazionale, di tale impegno che oggi è al di fuori di questo palazzo, nel cosiddetto terzo settore, nell'ambito culturale, anche nell'ambito rappresentativo politico, di questo impegno, il momento della guerra, il momento della partecipazione alla guerra, il momento combattentista, è stato fondamentale ed è testimoniato da decine e decine di caduti, non solo ovviamente qua a Milano, ma su tutto il territorio nazionale, in tutte le circoscrizioni dei tribunali della penisola. E questo era molto importante esaltare o comunque risaltare questo legame, questo contributo dell'avvocatura. Vediamo velocemente con alcuni dati che mi rendo perfettamente conto la statistica a volte sia una scienza o comunque un metodo piuttosto freddo, che cosa ci suggeriscono, chi erano questi uomini che hanno dato la vita combattendo. Per quanto concerne la Prima Guerra Mondiale, noi abbiamo 46 nomi, 46 colleghi caduti. Ecco, io uso il termine collega e se mi perdonate mi imbarazza molto, perché in sostanza penso di non essere sicuramente come avvocato all'altezza di questi esempi e di queste vite spezzate, ma giusto per una questione di metodo e per trovare un nome per poter così indefinitamente qualificarli. Nella Grande Guerra abbiamo 46 nomi di colleghi caduti. 15 erano veri e propri, o comunque erano avvocati iscritti all'albo allora presso la Corte d'Appello. 25 erano procuratori, questa figura che le ultime riforme hanno abrogato, ma che allora sappiamo anticipava l'esercizio vero e proprio della funzione di avvocato. 25 procuratori, quindi colleghi più giovani, che vennero poi dopo iscritti honoris causa nell'albo degli avvocati. Poi abbiamo un elenco di 6 praticanti procuratori che vengono iscritti sempre honoris causa nell'albo dei procuratori, fra i quali uno, particolarmente sfortunato, probabilmente gli riconobbero questo fatto, non era ancora addirittura procuratore, non era ancora laureato, era uno studente che aveva finito gli studi e al quale probabilmente mancava solamente la discussione della tesi. Voglio dire che non solo quando parliamo di questa eredità di sacrificio lasciataci dall'avvocatura, non riguarda solamente gli avvocati, vi sono anche altri operatori del diritto, usato un termine moderno, che combatterono e che caddero
vi furono dei magistrati anche. Vi è una lapide alla Corte di Cassazione con un elenco di magistrati caduti durante la Prima Guerra Mondiale. Non solo magistrati, ma anche operatori, quali cancellieri, personale di segreteria e ufficiali giudiziari. A indicare un contributo che coinvolse tutti i cittadini in una mobilitazione che fu molto, molto pervasiva, molto generale, soprattutto quella della Prima Guerra Mondiale. In altri tribunali, come nel Tribunale di Bologna, nel Tribunale di Napoli, nel Tribunale di Torino, vi sono lapidi, nel Tribunale di Pordenone. Una breve esplorazione telematica mi ha portato a queste notizie. Questi colleghi caduti nella Prima Guerra Mondiale erano per lo più originari della Lombardia, almeno la maggioranza, circa 26, dei quali 15 su Milano. Uno era della Sicilia, di Caltanissetta, vi erano due della Sardegna, che si erano trasferiti, come dicono loro, sul continente, e poi tre erano nati all'estero, uno in Colombia, a Calì, uno a Tunisi e uno ad Alessandria d'Egitto. Sarebbe interessante, ma il tempo è poco, soffermarsi anche sulla figura di questi colleghi nati all'estero che erano rientrati per arruolarsi, ma andiamo avanti. Interessante anche un altro dato, che è il dato delle università di provenienza. Dove avevano studiato questi avvocati? Perché ci dà un'idea di quella che era la struttura dell'accademia e dell'università allora in Italia, che ancora si poggiava sulle università storiche. Infatti abbiamo 18 provenivano dall'Università di Pavia, sappiamo, università molto antica, 5 dall'Università di Torino, 3 dall'Università di Padova e 2 dall'Università di Pisa. Non poi do i dati più frammentati, li ometto. E questo ci dice che, per esempio, a Milano allora non c'era ancora una facoltà di giurisprudenza all'interno dell'università. E lo studio del diritto si poggiava ancora, ripeto, sull'università quasi di fondazione medievale o rinascimentale, come quelle che vi ho citato, con la sola eccezione magari di Torino. Sappiamo che Torino recitò il ruolo da protagonista all'interno del processo che portò all'unificazione nazionale, e quindi probabilmente il fatto comportava l'averci anche per questioni di insegnamento, di una burocrazia, insomma, la presenza di una facoltà di giurisprudenza. L'arma di appartenenza di questi colleghi è in modo totale l'esercito. Non vi sono colleghi nella Marina. Nella Prima Guerra Mondiale sappiamo che l'aeronautica non aveva una sua dignità, una sua esistenza autonoma, nasce così come sviluppo, diciamo, dai reparti di cavalleria o comunque, insomma, all'interno dell'esercito. Con la fanteria, regina delle battaglie, che vide 26 di questi avvocati prestare il proprio servizio, ma vi sono anche 10 alpini e poi via via 5 mitraglieri, 5 artiglieri, 3 nella cavalleria, 2 nei granatieri e così via nelle altre specialità, fra le quali la sanità e la farmacia. Tutti di questi 46 furono ufficiali, almeno 44, uno era un aspirante ufficiale e uno invece era del personale di truppa, fu un sergente. La morte, dove, come caddero? 42 su 46 morirono per ferite riportate in combattimento, quindi o in combattimento o immediatamente dopo negli ospedaletti da campo a ridosso del fronte o negli ospedali da campo più delle retrovie. Vi furono anche 3 infortuni e un caduto per malattia, ovviamente contratta durante il suo arruolamento o durante la sua permanenza al fronte. Questo dato è un dato interessante perché nei caduti della Grande Guerra, contrariamente a quanto si pensa, seppure riconosciuti a tutti gli effetti come caduti, fino addirittura al 1924, furono tantissimi caduti per malattia. Cioè è un'alta percentuale, forse un quarto o un terzo di quei 650.000, no? Contratte per le condizioni
ovviamente precarie di igiene, che comportava anche l'ammassamento, soprattutto nelle trincee, o il rischio di essere sottoposti ad infezioni, a malattie di ogni genere tipo, e lo stato allora della medicina. Di questi 46-45 vi è notizia certa della loro morte, o perché la salma venne ritrovata o perché vi erano dei rapporti in relazione. Di uno solo si parla come disperso. Dove caddero? Anche su questa la statistica non smentisce quello che è il quadro dei caduti principali, di quei 650.000 nostri caduti nella Grande Guerra. La maggior parte, circa 30, cadono sul fronte dell'Isonzo, il alto, medio, ma soprattutto basso, con una concentrazione molto particolare sul Monte San Michele, che fu epicentro di lotte e di combattimenti sanguinosi e per non furibondi. Dopodiché abbiamo l'alto piano di Asiago, con 8 caduti, Caporetto, durante la ritirata, con 2, il Piave con 2, il fronte del Trentino con 2, e abbiamo un caduto in infortunio interessante, per modo di dire, che cade durante un'esercitazione aerea, si era spostato nell'aeronautica, si chiamava Ofsas, c'è anche un monumento qui al cimitero monumentale, che cade durante un'esercitazione aerea all'aeroporto della Malpensa e viene riconosciuto comunque come caduto. Tanti furono i decorati, abbiamo una medaglia d'oro al valor militare, ecco, vediamo qui questa foto, il volto di Carlo Freguglia, che era già stato comunque decorato, come vedremo dopo, medaglia d'argento. Abbiamo 18 medaglie d'argento al valor militare e 5 medaglie di bronzo al valor militare. Molto velocemente spostiamoci anche al ricordo di chi è caduto nelle altre guerre. Abbiamo 2 caduti durante la guerra in Africa orientale del 1935 e del 1936, anche in questo caso abbiamo una medaglia d'oro. Aldo Lusardi era nato a Milano nel 1905 e morì nel 1935 in Etiopia, si era laureato a Milano, c'era la facoltà di giurisprudenza a questo punto, nel 1931, e lavorava nello studio del padre, soprattutto a Bergamo. Peraltro qua a Milano c'è una via dedicata a lui, una traversa di Corso Italia, vi è una piazza dedicata a lui a Morbegno, vi era una via dedicata a lui a Bergamo, dove ha sede il tribunale, ora l'hanno cancellata, si chiama via Borfuro, perché questo collega era particolarmente attivo all'interno dei gruppi universitari dell'allora partito nazionalfascista. Abbiamo un caduto nella guerra di Spagna, anche su questo, diciamo, nella parte che venne inviata dall'allora governo per sostenere la ribellione o il cosiddetto pronunciamento di Francisco Franco, sul quale però non sono riuscito a trovare alcuna notizia. E passiamo quindi alla Seconda Guerra Mondiale. Anche la Seconda Guerra Mondiale, almeno nel periodo 10 giugno, come vi ho detto prima, 8 settembre 1943, ci informa che diversi colleghi caddero. I dati sono più poveri, sono minori e sono frammentari, e questo riflette un po' anche tutto il problema che rappresenta nella nostra storia la Seconda Guerra Mondiale, in particolare il periodo di cui vi ho detto. Comunque alla fine vi furono 20 caduti, quasi tutti ufficiali concentrati nella classe del 1910, anche in questo caso la fanteria fu l'arma di appartenenza principale, poi vi furono alpini, amministrazione, altieri, e interessante, lo vedremo in una foto che sta scorrendo, la figura di un collega, l'avvocato Lenci Gaetano, milanese, era nato il 18 febbraio del 1914, e che cade con la Folgore, la divisione paracadutisti Folgore, a El Alamein, forse l'ultimo giorno della battaglia di El Alamein, perché cade il 5 novembre del 1942 ed è decorato di medaglia d'oro. Abbiamo un caduto addirittura i primi giorni di guerra, che cade un avvocato che cade il 22 giugno del 1940 a Mentone, al confine nella breve campagna contro la Francia. Abbiamo 6 caduti in Russia, 3 nella guerra di Albania
o di Grecia, uno caduto in Jugoslavia nel febbraio del 1943 e, come vi ho detto, uno caduto in Africa settentrionale e due invece dispersi in mare. Ignoro, non ci sono dati, se fossero imbarcati come personale, diciamo, di marina oppure se fossero truppe trasportate durante la famosa guerra dei convogli. Poche parole per illustrare la figura di Carlo Freguglia, di cui in questo momento viene inquadrata questa edicola, questa lapide funeraria che esiste al cimitero monumentale, che venne inaugurata dalla famiglia e che è tuttora in buone condizioni e che magari periodicamente potremmo anche nei prossimi anni rendere un omaggio, no, organizzato dall'ordine, perché è un bel monumento, sono toccanti le parole che la famiglia incise su questa lapide. Carlo Freguglia, le notizie le ho tratte soprattutto da un libretto pubblicato dall'avvocato onorevole Bortolo Belotti. Era un avvocato, Bortolo Belotti, bergamasco, molto affermato, della Val Brembana, che esercitava a Milano, e che fu per quattro legislature allora deputato, e addirittura durante il governo Bonomi, che poi lo stesso governo in cui avviene l'inaugurazione, avviene la celebrazione, la tumulazione del Milite Ignoto, il 4 novembre del 1921, durante il governo di Ivanò Bonomi, diventa ministro per l'industria ed il commercio. E ci parla di lui nell'introduzione di questo breve libretto in sua memoria. Viene colpito innanzitutto dai documenti che ancora possiede di questo giovane avvocato e di questa scrittura chiara e precisa e di questo che ne rivelava il carattere, un carattere molto, molto, molto forte, di uno studioso metodico e preparato. Carlo Freguglia era nato il 18 aprile del 1890 ad Ivrea, era figlio di un colonnello dell'esercito, studia, fa le scuole così dell'obbligo, comunque le scuole, le prime scuole, diciamo, in giro per l'Italia, fin tanto che si laurea nel 1912 all'Università di Parma in giurisprudenza, con una tesi, anche questo è interessante a rivelarne il carattere, sulla navigazione aerea, no? È del 1912, il primo aereo che vola, sappiamo, è del 1903, e quindi questo rivela anche un suo carattere, una sua curiosità nei confronti dei nuovi fenomeni della società del XX secolo. Svolge per un anno le funzioni di procuratore e poi dopo per un anno di avvocato. Il contatto con l'avvocato Belotti avviene in un'aula del Tribunale di Milano, che non era qui in questo palazzo allora. Si accorge questo avvocato, dopo aver fatto una discussione in ambito di un'udienza civile, di questo giovane che lo segue con molta attenzione, lo descrive con un pallido, con una figura delicata, e alla fine dell'udienza, in sostanza, questo giovane si propone a lui, consegnandogli la sua tesi di laurea. La tesi di laurea colpisce questo avvocato Belotti, che lo chiama a lavorare nel suo studio. Ne parla come un avvocato civilista di grande metodo, di grande misura e di grande equilibrio. E con ben fissi i concetti di patria e libertà, che erano stati questi concetti mutuati dalla autentica tradizione risorgimentale. Quando scoppia la guerra, Carlo Freguglia si arruola, benché non sia abbastanza cagionevole, cioè fosse abbastanza cagionevole di salute, diventa un allievo ufficiale di complemento, viene arruolato nella milizia territoriale nel settembre del 1915, ma nel 1916 viene inviato al fronte, dove combatte anche il fratello Luigi, che fu un grande decorato di guerra, tre medaglie d'argento a valor militare, e uno dei fondatori dei reparti d'assalto, quelli che poi sarebbero diventati i famosi reparti arditi. È comandante di un portone di fanteria. Il 12 ottobre del 1916 a Vertoiba, nei pressi di Gorizia, viene ferito gravemente la testa, ma ricoverato si salva, gli viene conferita una medaglia d'argento per l'episodio di valore e vuole ritornare al fronte nel 1917 nella Brigata Salerno, dove combatte più volte e in alcune corrispondenze vuole assurgere al ruolo di ufficiale portabandiera del reggimento. Il 20 agosto del 1917 a Flondard, sul Monte Armada, o sul rilievo propriamente, chiamarlo Monte d'Armada è, insomma, attribuire troppo, muore durante un assalto.
la motivazione dice reggendo la bandiera tricolore a quota 43. L'Armada era fu anche questo un luogo di grandi scontri durante la Grande Guerra, perché era una posizione di cerniera geograficamente. L'Armada sta alla fine del lembo di terra che unisce Trieste all'Italia, e quindi conquistando l'Armada l'esercito italiano avrebbe avuto buone possibilità di aggirare la posizione di Trieste, quindi di conquistare Trieste. Il 20 agosto del 1918 viene inaugurata la sua lapide al Monumentale. Io con questo ho finito, voglio solamente leggervi un passo importante, breve, di un grande pensatore e di un grande scrittore francese che si chiamava Montaigne del Seicento. Montaigne aveva praticato il mestiere delle armi, era un nobiluomo francese, poi dopo a un certo punto si era ritirato, beato lui, in questa sua proprietà nei pressi di Bordeaux, e scrisse questo libro, questi saggi, che furono un'opera che ispirò le classi dirigenti europee, diciamo, dalla loro pubblicazione, e ogni tanto se ne trova ancora traccia oggi in articoli di letteratura o di pensiero sulla stampa principale. Scrive Montaigne questo: il merito ed il pregio di un uomo consistono nel cuore e nella volontà. È qui che risiede il suo vero onore. Il valore sta nella saldezza non delle gambe e delle braccia, ma del coraggio e dell'animo. Non consiste nella validità del nostro cavallo né delle nostre armi. Colui che davanti al pericolo di una morte vicina non perde nulla della propria risolutezza, che rendendo l'anima guarda ancora il suo nemico con sguardo fermo e sprezzante, non è vinto da noi, ma dalla sorte è ucciso, non vinto. I più valorosi sono a volte i più sfortunati. Così vi sono sconfitte trionfali in confronto alle vittorie. E quelle quattro vittorie sorelle, le più belle che si siano mai viste sotto il sole, di Salamina, di Platea, di Micale, di Sicilia, non osarono mai opporre tutta la loro gloria riunita alla gloria della sconfitta del re Leonida e dei suoi al passo delle Termopili. C'è forse un trofeo da segnarsi ai vincitori che non sia piuttosto dovuto a questi vinti? La vera vittoria per compito la battaglia, non la saldezza. L'onore del valore sta nel combattere, non nel battere. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie, Avvocato Benzi, sia per la passione, ma anche per il grande lavoro, grande e generoso lavoro che ha fatto e che fa di ricerca, che poi ha voluto regalare a tutti quanti. Questo veramente mi fa un grande onore. Avvocato Luciano Brambilla, che è il vero motore di questa iniziativa, è venuto più volte appunto per organizzare, per preparare, per motivare questo tipo di iniziative, e quindi è veramente il ringraziamento maggiore per questa giornata e sicuramente all'avvocato Luciano Brambilla, che è il nipote del tenente Augusto Toniasso, che, come già è stato citato, per volontà del ministro della guerra Luigi Camparotto fece parte della commissione che ebbe il compito di cercare le 11 salme di soldati senza nome nei luoghi in cui erano avvenute le battaglie, come abbiamo detto all'inizio. E l'avvocato Brambilla è cresciuto nel culto appunto del nonno ed è stato uno dei che ha curato la riedizione appunto del libro Ignoto Militi, di cui parliamo appunto oggi e sul quale è stato fatto anche tratto il film. Allora, avvocato Brambilla, cioè, ha tante cose da dirci, ma anche da farci vedere. Sì, vi ringrazio, vi saluto, buongiorno a tutti. Sono una mascherina perché sennò non riesco a... Dunque, io vorrei iniziare il mio intervento raccontandovi un aneddoto di quest'estate, da cui poi è nata anche tutta questa iniziativa. Io sin da piccolo avevo il sogno, avevo in programma di ritornare a Re di Puglia, dove c'è il più grande sacrario dei caduti d'Italia, dove ero stato da molto piccolo. Decisi di passare, di fare la cosiddetta vacanza intelligente e di passare alcuni giorni in Friuli. Mi recai a Re di Puglia prenotando un albergo a Gradisca di Sonzo, poi vi dirò perché è importante questa locazione.
località, e quando arrivai a Re di Puglia scoprì che purtroppo il sacrario era chiuso per dei lavori di restauro. Nel frattempo scoprì che dove avevo preso alloggio era nata la signora Maria Bergamas, che è la signora che poi è stata individuata per scegliere una delle 11 salme. E lì, in quella casa lì, era nata anche il figlio, Antonio Bergamas, che lei aveva perso durante la Prima Guerra Mondiale. Ma la scoperta più grossa fu quando cercai di andare a visitare l'itinerario della Grande Guerra e recandomi sul Monte San Michele, vidi diversi camion della RAI. Mi avvicinai per chiedere cosa stesse succedendo e i tecnici della RAI mi dissero: ma come, non lo sa? E io gli ho chiesto: no, non lo so, stiamo girando il film su un milite ignoto. A quel punto spiegai chi fossi, spiegai che mio nonno, il tenente Augusto Toniasso, fu il primo in assoluto a scrivere il libro su quella vicenda. Questo libro venne scritto nel 1922 e ripubblicato nel 1960, ed è chiaro che poi le persone che erano lì mi chiesero ulteriori informazioni, ulteriori. Da lì poi nacque l'idea di organizzare questo evento. Contattai la produzione del film e venne invitato a Roma per la presentazione del film il 24 ottobre, e riuscì a partecipare anche alla cerimonia del 4 novembre in occasione del 100° anniversario della celebrazione del milite ignoto a Roma presso l'altare della patria. Ecco, vi ho fatto questo piccolo preambolo per spiegarvi come nasce questo evento, come nasce, e adesso volevo un po' parlarvi della storia di mio nonno, del tenente Toniasso. Allora, era una persona milanese che nacque nel 1892 e abitava, neanche farlo apposta, nelle vicinanze dove anni dopo venne eretto il sacrario a tutti i caduti milanesi delle guerre. Sembra quasi un segno del destino. Dopo essersi diplomato in ragioneria a 18 anni, si arruolò volontariamente in cavalleria, passò diversi reggimenti. All'inizio si arruolò nei cavalleggeri di Roma a distanza Milano. Dopodiché partecipò alla guerra in Libia del 1911-1912, la guerra etro-turca, dove, in base ai ricordi dei miei familiari, si parlava addirittura di una carica frontale nella quale lui, riuscendo a decapitare un cavalleggero nemico, si era fratturato una mano. Da lì, nel 1913, ormai era diventato, da soldato semplice a caporale, caporal maggiore, sergente, sergente maggiore. Nel 1913 passò nel Savoia Cavalleria. Io vi ho portato anche il gagliardetto, non so se riuscite a vederlo. Sono reliquie di famiglia che mi sembra giusto però far vedere, sono cose. E dopo essere entrato nel Savoia Cavalleria, venne assegnato a un reparto di artiglieria a cavallo nel 1914. E nel 1915 venne richiamato dal Savoia Cavalleria, e tenendo conto del particolare scenario di guerra, venne assegnato a una sezione di mitragliatrici. Perché sul Carso, sul fronte isontino, era difficile che la cavalleria potesse operare in modo operativo, in modo. Dopodiché partecipò sempre passando alla brigata Pisa, partecipò a diversi sanguinosissimi combattimenti, in particolare in Trentino a Passobuole, che venne poi soprannominato le Termopili d'Italia, per fronteggiare e cercare di bloccare la spedizione punitiva degli austriaci. E nel 1906, nell'agosto del 1916, ha combattuto anche presso Bosco Cappuccio sul Carso, dove purtroppo venne ferito molto gravemente
da una granata, e praticamente in quell'occasione riportò delle ferite così gravi che lo condussero a poco poco poi al congedo illimitato. Perse completamente l'uso del braccio sinistro, perse completamente l'uso della gamba sinistra e parzialmente anche del braccio destro, e gli rimasero conficcate nel torace diverse schegge di granata. Però è curioso osservare che nonostante queste mutilazioni, sostanzialmente fece quasi più cose da mutilato, da invalido, che non, adesso voglio dire, non voglio essere riguardoso, perché poi alla fine lui ha combattuto in Libia durante la Grande Guerra e ha combattuto anche nella Seconda Guerra Mondiale tra i partigiani delle Fiamme Verdi, però anche nel post mutilazione lui ha avuto una forza d'animo, non si è fatto scoraggiare e ha compiuto anche diverse attività che magari qualcun altro in quelle condizioni non avrebbe avuto la forza morale per, come dire, per poter compiere queste altre imprese. In particolare cosa fece? Contribuì a fondare l'ANMIG, qui c'è la bandiera, nel 1917, visto anche l'altissimo numero di mutilati. Io ho portato anche qui una copertina originale, perché all'epoca i mutilati avevano una funzione fondamentale per l'esercito e per le truppe combattenti, perché sia negli scenari di guerra sia nelle città lontano dal fronte avevano questo compito di propaganda e di tenere alto il morale delle truppe, e in questa qualità, cioè nella qualità di mutilato, lui scappò da un ospedale di Piazza Caiazzo, Milano, per recarsi nuovamente al fronte dopo lo sfondamento di Caporetto nel novembre 1917, aderendo alla Legione dei Mutilati, che era assegnata al Comando Supremo dell'Esercito proprio con dei compiti di propaganda e comunque di sostenere il morale delle truppe. Dopodiché venne nominato aspirante ufficiale, venne inserito nel ruolo speciale degli ufficiali del Regio Esercito, inserito dopo, nel 1940, nel ruolo d'onore, divenne colonnello alla fine. Nel 1919 riuscì addirittura a entrare negli arditi, ovviamente non con compiti operativi, ma assegnato al comando del 12° reparto d'assalto degli arditi, e si aggregò alle milizie fiumane, partecipando un po' all'impresa di Fiume voluta e organizzata da Gabriele D'Annunzio. Nel 1920 si diede ancora una volta a un'attività associativa e fondò insieme ad altri ufficiali la delegazione lombarda di un'associazione di ufficiali in congedo, che nel 1926 poi diventò a livello nazionale l'UNUCI. Anche oggi, oltre ai rappresentanti dell'AMNIG, abbiamo dei rappresentanti dell'UNUCI, che ringrazio per il loro intervento. Dopodiché, sempre nel 1919, fondò un'ulteriore associazione, l'Associazione Nazionale Combattenti, sezione Bovise Musocco, dove secondo me lì in quell'occasione conobbe un altro avvocato, Luigi Gasparotto, che all'epoca era ministro della guerra e, pur essendo un deputato, aveva voluto combattere al fronte, non si era sottratto così ai rischi della guerra, ai rischi. Dopodiché partecipò anche alle elezioni amministrative per diventare sindaco di Milano, e questa iniziativa non ebbe alcun esito, fino a quando nel fine settembre del 1921 ricevette dal sindaco di Udine, Luigi Spezzotti, una lettera con la quale veniva invitato a presentarsi a Udine per poter partecipare alla commissione che avrebbe dovuto recarsi nei campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale per cercare le 11 salme, tra le quali
poi scegliere quella del Milite Ignoto. E questa cosa è chiaro che gli diede una soddisfazione immensa. Tenete conto che poco prima, perché gli arrivò questa lettera dal sindaco di Udine? La sua nomina, diciamo che fu caldeggiata dal ministro della guerra, Luigi Gasparotto, che scrisse una lettera confidenziale al sindaco di Udine proponendo di nominare il tenente Augusto Toniasso fra i 10 membri di quella commissione per fare in modo che non fossero tutti friulani, ma soprattutto perché il ministro sapeva che mio nonno aveva meritato nel 1921, qualche mese prima, questa medaglia d'argento al valor militare dovuta ai meriti e al coraggio dimostrato sia a Passobuole che a Bosco Cappuccio, dove poi venne gravemente ferito e riportò quelle mutilazioni di cui ho parlato. Per cui partecipò con entusiasmo a quella missione, scrivendo poi il diario di guerra che vi ho fatto vedere. Questa è la prima edizione, scritta ancora in orizzontale, e poi questa è la seconda edizione del 1960 che ha voluto ripubblicare, e vi faccio vedere anche la dedica al suo nipotino, che sono io, e voi capirete, io sono cresciuto con... è chiaro che poi mio nonno, io purtroppo non ho potuto conoscerlo benissimo personalmente, perché lo ricordo, ma lo ricordo che era già molto anziano e molto malato. E poi è chiaro che però sentii parlare di lui da tutti i miei familiari, a partire da mia madre, da mio zio, però torniamo un attimo alla storia di mio nonno, no? Per cui lui partecipò alla missione, ebbe il merito di scrivere questo diario che poi divenne famosissimo, che ispirò poi tutti gli altri libri, hanno scritto numerosissimi libri su questo argomento, fino ad arrivare anche al film che hanno realizzato quest'anno, che è andato in onda il 4 novembre del 2021 in occasione del 100° anniversario su Rai 1, e libro che chiaramente si ispira non solo ai due libri, ma soprattutto a una vicenda che credo possa aver fatto diventare il tenente Augusto Toniasso un po' la leggenda del Milite Ignoto. Perché? Perché cosa succede? A distanza di quasi 40 anni dalla spedizione e la tumulazione del soldato sconosciuto nell'altare della patria, il conte Cesare Maria De Vecchi, che era un ex combattente, era capitano durante la Prima Guerra Mondiale, era un deputato, era stato anche un gerarca fascista, muore e viene dato le stampe, viene così, esce questo libro con le sue memorie postume, nelle quali lui rivendica, De Vecchi, rivendica di essere il solo a conoscere chi fosse il Milite Ignoto, da quale campo di battaglia provenisse, e afferma in queste memorie postume che si trattava di un fante dell'undicesima salma che venne trovata, che si trattava di un fante rinvenuto in condizioni pessime presso le foci del Timavo. Ecco, questa cosa fece imbestialire il tenente Augusto Toniasso. Perché? Per due motivi principalmente. Il primo è perché il generale Paolini, che era il comandante della spedizione, aveva fatto giurare tutti i soldati, tutti i sottufficiali, di non rivelare mai a nessuno la provenienza della salma dal campo di battaglia dove era stata riesumata. E per quanto riguarda invece gli ufficiali che invece avevano partecipato alla missione, aveva detto che bastava la loro parola d'onore. Ma perché? Perché il generale Paolini aveva detto di non rivelare mai a nessuno questa cosa? Per fare in modo che il Milite Ignoto, così come pensato e concepito, rimanesse il simbolo di tutti i caduti, non solo di una famiglia, non solo
di una persona. Viceversa, il conte De Vecchi, in questo suo libro di memorie postume, dicendo questa cosa, aveva in primo luogo non mantenuto quella promessa fatta all'inizio della missione. Secondariamente aveva rivelato una circostanza che non era vera, secondo mio nonno. E cosa successe? Successe che mio nonno, allora molto amareggiato dall'aver appreso dell'uscita di questo libro, scrisse a tantissime riviste, a tantissimi giornali, dicendo che quello che era stato pubblicato non corrispondeva a vero. Perché? Ma perché l'unico che poteva realmente sapere in quale campo di battaglia, in quale cimitero di guerra era stata rinvenuta la salma, scelta poi nella basilica di Aquileia, era lui. Perché? Perché la sera prima della cerimonia nella quale Maria Bergamas scelse poi la salma da tumulare nell'altare della patria a Roma, il generale Paolini aveva ordinato a mio nonno non solo di coprire i diversi feretri con delle grosse bandiere tricolori, ma le aveva anche detto di provvedere a spostarli di posto più volte, cioè a riposizionarle più volte durante la notte precedente la cerimonia, per fare in modo che nessuno potesse. Perché? Perché quella missione diretta alla ricerca delle salme, che era durata quasi un mese, aveva consentito ai partecipanti, di volta in volta, di, osservando le varie bare, le varie casse, di individuare la provenienza. E in queste interviste che poi mio nonno rilasciò alla stampa, dove addirittura, questo ve lo dico alla fine, cosa disse? Disse che lui, a furia di guardarle queste casse, questi feretri, aveva imparato a riconoscere le sfumature del legno, le venature, la posizione dei chiodi, per cui era in grado, tant'è vero che poi cosa dice? Che quando il giorno dopo Maria Bergamas scelse quella salma che poi divenne la salma del Milite Ignoto, lui capì immediatamente da quale campo di battaglia provenisse quella salma, no? E secondariamente disse anche che il conte Cesare Maria De Vecchi, che lui come capitano, come ufficiale, come soldato rispettava molto come combattente, non poteva conoscere la provenienza della salma del Milite Ignoto. Perché? Per un semplice motivo: perché lui durante quella spedizione non c'era. Di conseguenza non avrebbe potuto dire. Quello che aveva rivelato circa la provenienza della salma del Milite Ignoto dalle foci del Timavo era una cosa. E perché poi divenne leggendario il tenente Augusto Tognasso? Perché alla fine della cerimonia, questo si vede benissimo anche nel film, alla fine della cerimonia a Roma, il 4 novembre 1921, alle 10.36, alle 10.37, il re si avvicinò agli organizzatori della cerimonia e si rivolse in particolar modo al generale Paolini per chiedere se il segreto sulla provenienza della salma fosse veramente al sicuro. E che il re, Vittorio Emanuele III, chiese anche al generale Paolini se c'era effettivamente qualcuno che potesse almeno rivelare a lui dove la salma del Milite Ignoto fosse stata ritrovata. E il generale Paolini disse al sovrano: guardi maestà, lo vede quel tenente degli Arditi mutilato, lui è l'unico che può saperlo, è l'unico che può. Allora il re si avvicinò a mio nonno, lo prese in disparte e gli disse: tenente Tognasso, può dire a me che sono il primo soldato d'Italia dove l'avete trovato? E a quel punto mio nonno, nonostante le mutilazioni, si mise sull'attenti e gli disse, come c'è scritto nella locandina: maestà, ho dato la mia parola d'ufficiale che non l'avrei mai detto a nessuno. E il re questa cosa l'apprezzò molto. Il generale Paolini assistette a questo episodio e poi
il sovrano diede anche la mano al tenente Toniasso. Ecco, io credo di avervi raccontato tutto e vi ringrazio. Grazie, avvocato Brambilla, per tutto, per l'organizzazione e per questa enorme testimonianza. Grazie. Anch'io però approfitto, come ha fatto lui, anche per ringraziare l'Anning, che oltre che ci ospitano nel grande palazzo dove ci sono degli uffici giudiziari, hanno anche aiutato e promosso questa iniziativa, che sono qui presenti i rappresentanti. L'iniziativa, oltre ad essere promossa dall'Ordine Avvocati e dal Tribunale di Milano, anche dal Ministero della Difesa. E adesso appunto parlerà il generale Fulvio Poli, capo ufficio generale dello Stato Maggiore dell'Esercito, che ha seguito il treno dell'eroe, di cui appunto adesso ci dirà sicuramente qualcosa di molto molto interessante. Grazie generale. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Grazie per darci la possibilità di raccontarvi quello che successe 100 anni fa e che è successo qualche settimana fa. E comincio con un ritratto che è quello dell'allora colonnello Douai, poi generale. Colonnello Douai che, a detta di molti, è colui che ha avuto l'idea del milite ignoto. Il colonnello Douai che, l'avvocato Brambilla ha parlato di cose importanti di famiglia, io ricordo le parole di mio nonno che aveva conosciuto il colonnello Douai e lo definiva un personaggio spigoloso, e usava altri termini molto più coloriti, però effettivamente direttore di questo giornale del Dovere cominciò già nel 19 a scrivere e a dire che il paese doveva onorare i soldati, il soldato semplice, per l'immane sacrificio nella guerra. E continuò negli anni e nel 20, agosto del 20, in questo numero, e finalmente esplicita il suo pensiero e dice che un soldato sconosciuto deve essere sepolto al Pantheon. Lui ebbe questa idea. E poi ho messo questa immagine del cannone perché molti in questi mesi, durante le conferenze che abbiamo tenuto, ci dicono: ma perché tanti ignoti? Voi ufficiali, voi generali, non pensavate ai vostri uomini e quindi talmente distratti e poco attenti che le famiglie non potevano avere almeno la consolazione di una tomba sulla quale piangere. Beh, non fu così. L'esercito italiano aveva pensato a questo e aveva adottato il piastrino di riconoscimento. Adesso ho messo anche questa immagine delle granate d'artiglieria. Guardate le dimensioni di queste granate. Quindi anche in presenza di piastrino, in alcuni casi, in molti casi, era assai difficile poi purtroppo identificare il caduto o sovente di trovare il caduto. Quindi, dicevo, il Regio Esercito adotta un piastrino. Durante la guerra ce ne furono due in uso. Perché due? Perché il primo, che era il modello 1892, che veniva cucito all'interno, qui, dietro il bavero della giacca, e riportava i dati del soldato scritti con un inchiostro a base di zinco. Infatti i soldati, anche il mio nonno che ho già citato, lo chiamava questo, lo zinco grafico. Quindi il piastrino era proprio chiamato lo zinco grafico. E come vedete questo piastrino portava i nomi il nome del soldato, la sua data di nascita, ma poi ci si accorse che il sistema non funzionava, avendolo qui cucito, perché sovente si perdeva e quindi si adottò un altro piastrino copiando purtroppo quello austro-ungarico, che era un astuccio metallico con all'interno un foglietto di carta. Purtroppo ci si rese conto che questo foglietto di carta, poi inumando i resti,
si deteriorava assai rapidamente. Il piastrino da copiare sarebbe stato quello tedesco, di metallo, con punzonato i dati del soldato. Purtroppo solo dopo adottammo questo genere di piastrino, è ancora oggi in uso. Detto questo, veniamo appunto alla vicenda di quel 1921. In molti paesi si pensò a onorare un soldato sconosciuto. Mio nonno ha continuato sempre a chiamarlo non milite ignoto, ma soldato sconosciuto. Fu anche in questo caso Gabriele D'Annunzio ad avere l'intuizione a chiamarlo milite ignoto. Molti paesi rivendicano l'onore di essere stati gli ideatori della cosa. Noi amiamo pensare che sia stata l'Italia e che il colonnello Douay, il vero colui che veramente ebbe questa intuizione. Colonnello generale Douay, che in Italia è quasi sconosciuto. Qui abbiamo un amico della aeronautica. Nel mondo invece il generale Douay è una celebrità, in particolare negli Stati Uniti. Questo è il ministro, che è stato già citato, Gasparotto, che prese subito questa idea del colonnello Douay, avendo poi anch'esso un'intuizione, cioè che il soldato sconosciuto non potesse stare al chiuso all'interno di una chiesa come il Pantheon, ma dovesse stare in un luogo aperto, dove tutti gli italiani potessero salutarlo e onorarlo, e quindi il Vittoriano, quella che doveva essere la tomba del primo re d'Italia. E questa è la foto del generale Paolini, che tante volte è stato citato. Generale Paolini, un eroe di guerra, che si occupava in quel periodo dell'ufficio onoranze ai caduti in guerra. Subito, già durante la guerra, il Regio Esercito Ministero della Difesa della Guerra, allora, costituì questo ufficio che doveva occuparsi di raccogliere, seppellire e onorare tutti i caduti italiani, e non solo, perché l'ufficio si occupava anche dei caduti alleati e dei caduti nemici, che venivano poi restituiti al nostro avversario. Abbiamo già visto la foto del tenente Tognasso, e questa commissione, della quale all'archivio dell'ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito abbiamo tutta la documentazione, attraversò i campi di battaglia, percorse i campi di battaglia e i cimiteri di guerra alla ricerca di queste 11 salme. Abbiamo poi questi, gli 11 verbali degli 11 rinvenimenti, e li abbiamo per la prima volta pubblicati nel libro, all'interno del libro, in edizione fotostatica, che ha voluto ricordare quella vicenda. Quindi tutti gli 11 verbali sono finalmente a disposizione di tutti, perché erano a disposizione dei ricercatori, ma ora lo sono di tutti gli italiani, in questo libro. Dove erano questi 11 soldati? Non qui. Questo è il cimitero degli eroi di Re di Puglia, dietro la basilica, dove ci sono invece adesso gli altri 10 e Maria Maddalena Blasizza in Bergamas. Questa è la tomba di Randaccio, del maggiore Randaccio, caduto proprio lì alle foci del Timavo, dove De Vecchi pensava fosse stato trovato il milite ignoto. Ci siamo occupati all'ufficio storico di quelle parole del capitano De Vecchi, che erano coerenti, perché i riferimenti che faceva il capitano De Vecchi ai reparti che avevano combattuto, al colore azzurro che lui credeva di avere visto sul bavero del soldato, corrispondevano con i reparti che avevano combattuto. Ma come ha già detto l'avvocato Brambilla, è assolutamente impossibile che il De Vecchi sapesse, ma non solo, è assolutamente impossibile che Paolini e Tognasso e gli altri avessero scelto una salma che riportasse ancora qualcosa che avrebbe potuto permettermi l'identificazione. Vennero scartate tutte le salme che potevano avere anche solo il minimo possibile appiglio, quindi anche semplicemente dei fili azzurri che avrebbero
dato un indizio circa la brigata di provenienza, sarebbero stati esclusi. Questo abbiamo nei verbali, quindi ne abbiamo la certezza matematica. Quindi vi ho messo anche tutte le immagini dei cimiteri di guerra monumentali che oggi ci sono, anche Caporetto, Castagnevizza, che non corrispondono a quei cimiteri di allora, perché poi tutte le salme vennero raccolte dalle centinaia, dalle migliaia di piccoli, medi, grandi cimiteri per raccoglierli in alcuni grandi monumentali cimiteri che vennero realizzati nel corso degli anni 20 e 30 del secolo scorso. Questi cimiteri ancora esistono. Ecco le foci del Timavo, col monumento ai lupi di Toscana, celebrati sempre dal solito Gabriele D'Annunzio. Quindi questi cimiteri sono ancora affidati alle nostre cure e vi invito, potendo, ad andare a visitarli. E in questi cimiteri potete vedere quanti sono gli ignoti, perché ci sono alcuni ossari con il numero altissimo, come sul Monte Grappa, altissimo di ignoti, il Montello, Oslavia, ecco tutti questi nostri cimiteri. E poi il Passo del Tonale, il Pasubio, eccoli tutti, vi li ho messi tutti, il Po Colpo, no? E poi Re di Puglia, che non esisteva ovviamente, non era un cimitero in quel momento, è stato realizzato dopo, molto dopo, e raccoglie così tanti dei nostri fratelli caduti. Quindi la commissione percorse i campi di battaglia e fece il suo lavoro, ma lo fece, come avete sentito, ma come? Perché andarono in alcuni cimiteri? Perché l'ufficio delle onoranze ai caduti in guerra aveva fatto spesso un lavoro così buono che sui campi di battaglia spesso di salme non ce n'erano più. Quindi dovettero andare in alcuni cimiteri di guerra. E come avete già sentito, le 11 bare vennero raccolte, vennero portate a Aquileia. E così abbiamo fatto quest'anno, quindi nella Basilica di Aquileia, ecco, proprio qui all'altare, è stata posizionata una bandiera che coprì in un momento di quelle celebrazioni una delle bare e poi questa bandiera è stata riportata a Roma sul treno. Questi sono vari momenti di quel giorno e abbiamo cercato di ricostruire proprio la cerimonia del 28 novembre in base alle testimonianze, perché abbiamo voluto che fosse, ecco qui proprio sono il Duca d'Aosta e il ministro Gasparotto che affluiscono in chiesa per quella cerimonia che nel docufiction, eccoli qui proprio il Duca d'Aosta e l'onorevole, nella docufiction è stata ricostruita in maniera piuttosto fedele. Anche il generale Paolini in questa foto riconoscibile. Ma vedete quanta gente, da subito gli italiani onorarono questi soldati e onorarono tutti i soldati d'Italia. E aggiungo che uno dei campi di battaglia era stato scelto apposta perché vi potesse eventualmente essere un caduto della Regia Marina. Perché sapete bene che la Regia Marina aveva combattuto non solo sul mare ma anche a terra, anche nella laguna, con i suoi pontoni armati e con il San Marco, per cui si volle assolutamente che fosse quindi possibile che una delle salme scelte, offerte alla scelta di Maria Maddalena Blasizza, che è questa, potesse essere della Marina. Quindi questo è Antonio Bergamas, il figliolo di Maria, e Maria viene scelta, non sappiamo come, perché viene spesso citata questa commissione che scelse Maria, ma non abbiamo trovato nessun documento. L'esercito non ha nessun documento, quindi qualcun altro ha questi documenti. Ho suggerito di andare a cercare nell'archivio di famiglia dell'onorevole Gasparotto. Potrebbe esserci ancora qualcosa nell'archivio di famiglia e cercheremo. Quindi Maria, davanti a queste 11 bare,
esita. La famiglia, la nipote ci ha raccontato che, questo lo sapevamo già, perdonatemi, molti libri dicono che Maria scelse la seconda bara, perché sulla seconda bara lei gettò il suo velo, che poi avete già visto all'uscita di chiesa, aveva ripreso. Ma non fu così, perché Maria continuò, perché, ci ha detto la nipote, aveva in animo di scegliere o l'ottava o la nona bara, perché erano due numeri che le ricordavano Antonio, non sappiamo perché. Ma davanti alle due bare, l'ottava e la nona, si vergognò perché pensò a tutte le altre madri e quindi fece un altro passo e si accasciò sulla decima bara. Lei aveva ricevuto un fiore e era stata invitata a deporre sulla bara il fiore, ma non lo fece. Vinta dall'emozione, si accasciò sulla decima bara e quindi il generale Paolini decise appunto che quella fosse la bara scelta evidentemente da Maria Bergamas. E quella bara venne poi posta all'interno di quella bara artistica che era stata realizzata e che poi venne portata a Roma sul treno e subito si diede inizio alla parte celebrativa che era stata studiata nei minimi dettagli. Quindi vi erano militari decorati al valore che dovevano farsi carico di questa bara del caduto e su un affusto di cannone portarlo quindi alla stazione di Aquileia per il viaggio verso Roma. Quest'anno non abbiamo potuto farlo perché la stazione di Aquileia esiste, ma non c'è più il collegamento con Cervignano del Friuli, per cui abbiamo dovuto eseguire questo trasporto fino a Cervignano del Friuli su strada con un automezzo militare e da Cervignano del Friuli siamo partiti con il treno. Grazie alla Fondazione Ferrovie dello Stato e alle Ferrovie dello Stato è stato possibile ricostruire il treno. Abbiamo girato per i depositi delle ferrovie alla ricerca di carrozze e il risultato è stato piuttosto buono. Per esempio, a parte la locomotiva, che era una locomotiva praticamente identica a una delle due che tirarono il convoglio, due perché a un certo punto sugli Appennini fu necessario mettere due locomotive, non ce l'avrebbero fatta, una sola non ce l'avrebbe fatta, e una delle due locomotive è a Napoli al Museo delle Ferrovie di Pietrarsa, e è proprio lì dove abbiamo presentato il volume che ha ricordato quella vicenda, davanti a quella locomotiva, ma non è più in funzione, quindi ne è stata usata un'altra identica, di qualche anno più vecchia, perfettamente funzionante, e le carrozze sono state scelte come tutte d'epoca, alcune leggermente inferiori, quindi di qualche anno più giovani, ma virtualmente identiche, e abbiamo fatto tutto questo viaggio avanti con le lastrine se possibile, questo è il logo del centenario ovviamente, e il convoglio si mosse nel 1921 come si è mosso nel 2021 percorrendo le vie ferrate fermandosi in stazioni. Quest'anno non è stato possibile fermarsi esattamente nelle stesse stazioni perché in alcune purtroppo c'erano dei lavori e siamo comunque dell'idea di proseguire questo viaggio. Ci auguriamo che nei mesi prossimi sia possibile riprendere il viaggio del treno e toccare praticamente tutte le città d'Italia. Questo è l'augurio che mi faccio e che vi faccio. Quindi abbiamo percorso le tappe e vi confesso la mia sorpresa. Cioè abbiamo vissuto qualche giorno fa quello che vissero il generale Paolini e ministro Gasparotto e tutti gli accompagnatori, le madri, le vedove, perché gli italiani si sono presentati a ogni ora del giorno e della notte nelle stazioni e lungo la via ferrata per salutare il milite ignoto e onorare i soldati d'Italia. Quindi dappertutto abbiamo trovato italiani come li trovarono 100 anni fa i protagonisti, con bandiere, sindaci, bande, fanfare, ed è stato, vi garantisco, una,
un'emozione enorme. Abbiamo fatto saltare i collegamenti di Mezza Italia, me ne sono assunto la responsabilità e per fortuna non mi hanno punito, vi dico la... Ma mia moglie, che seguiva i ritardi online e vedeva il disastro da me combinato e pensava che, sapeva, conoscendomi, che il responsabile ero io, e temeva per la mia incolumità, ma per fortuna il ministro Guerini, confessandogli la mia colpa, mi ha assolto bonariamente, quindi avvicinandosi alla figura del ministro Gasparotto di 100 anni fa. Ed è stato particolarmente bello, perché vedere questa risposta degli italiani, vedere queste migliaia di italiani nelle stazioni alle 2, alle 3, alle 5 di mattina, perché mentre il treno allora viaggiò di giorno, quest'anno è stato impossibile, perché eravamo un treno secondario che viaggiava di notte. Ebbene, ovunque di notte abbiamo trovato italiani che volevano essere lì a dirci che ci vogliono bene, ed è stato particolarmente bello, ve lo garantisco. E giunti poi a Roma, c'è stata una cerimonia che ha voluto ricordare quella cerimonia di 100 anni fa, del 2 novembre 1921. Sono state citate le 335 bandiere che erano presenti, e studiando quella vicenda ci siamo accorti che avevamo sempre negli anni mutuato un errore, cioè le 335 bandiere dei reggimenti, che abbiamo scritto tante volte, poi senza renderci conto che non c'erano neanche i 335 reggimenti, perché le 335 bandiere erano di tutti, dell'esercito, della marina, carabinieri, anche se loro facevano parte dell'esercito, della guardia di finanza, della pubblica sicurezza, della Croce Rossa, quindi tutte le bandiere erano rappresentate. E così abbiamo fatto quest'anno, ovviamente in numeri inferiori, anche per via della pandemia, però è stata realizzata una cerimonia lì, allo stesso binario dove 100 anni fa giunse il treno, e poi è stato portato un simbolo, una rappresentazione, è stata portata fino a Santa Maria degli Angeli dei Martiri in Piazza della Repubblica, allora dell'Esedra, e lì davanti è stato poi il 4 novembre ricostruita il corteo che 100 anni fa accompagnò il Milite Ignoto, grazie alla circolare 71, perché il ministro Gasparotto fece realizzare questa circolare, che possediamo in originale e che è stata digitalizzata a favore di tutti gli italiani in questo libro, con dei disegni che sono delle opere d'arte, perché il ministro volle che per Piazza Esedra, Via Nazionale e giù Piazza di Venezia venisse realizzato uno schieramento a prova di errore. Quindi ci sono queste piante realizzate a mano da un vero artista che abbiamo utilizzato per ricostruire la cerimonia di quest'anno. Quindi abbiamo pantografato in piccolo quello che grandiosamente avvenne allora, perché pensate, solamente le associazioni combattentistiche d'arma schierarono quel 4 novembre 1921 1800 bandiere. Impossibile quest'anno, ma abbiamo voluto. Poi tutte le medaglie d'oro ci sono state anche quest'anno, le nostre medaglie d'oro che hanno portato la bandiera. Ma la cosa grandiosa fu quella di tutti i sindaci d'Italia. Ovviamente quest'anno non è stato possibile averli tutti, ma una bella rappresentativa è stata fatta. Quindi, in piccolo, ma non tantissimo, la cerimonia è stata ricostruita grazie, ripeto, a questa certosina opera di pianificazione che aveva fatto il Ministero allora. La risposta è stata così massiccia anche quest'anno che sia in chiesa, sia su Via Nazionale, sia in Piazza di Venezia, l'afflusso di pubblico degli italiani è stato commovente. Il treno poi, tornando al treno, è stato posizionato a Roma San Pietro ed è stato visitato da migliaia e migliaia di italiani, tanto che molti italiani hanno scritto, hanno chiesto che il treno
prosegua, come vi stavo dicendo, l'anno prossimo, e ci auguriamo che ciò sia possibile. Tutto ancora è presso il Genio Ferrovieri, il Reggimento Genio Ferrovieri di Castelmaggiore di Bologna, e quindi ci auguriamo che sia possibile poi riprendere il viaggio del treno. Il baldacchino di 100 anni fa è stato ricostruito nei minimi dettagli grazie all'intuizione di un mio collaboratore, perché il progetto di quel baldacchino era dell'architetto Cirilli. Il baldacchino ovviamente non sopravvisse, non sappiamo come e perché, ma cercando di ricostruire questo baldacchino, un mio collaboratore pensò al fatto che Cirilli era stato prima docente, poi direttore delle Belle Arti di Venezia. Per cui, contattate le Belle Arti, abbiamo trovato che tutto di Cirilli era conservato. Ripresi i disegni, insieme all'Istituto Luce e a Cinecittà è stato possibile ricostruire nei più minuti dettagli il vagone ferroviario che aveva portato il soldato sconosciuto, e così è stato anche quest'anno, scoprendo peraltro che avevamo sempre fatto un altro errore, cioè quando dicevamo che la barra era stata posta sull'affusto di cannone, invece no, ci siamo accorti che era proprio su un cannone da 75, vero, ed è stato ricreato esattamente anche quello. Il cannone che gli italiani hanno visto sul vagone ferroviario e da tutti preso per vero, invece, è un'opera d'arte ricostruita dalle maestranze di Cinecittà e poi donato all'esercito, e dopo, ci auguriamo, il nuovo viaggio verrà posto in uno dei musei dell'esercito, per ormai è diventato un cimelio esso stesso, questo baldacchino, la bara perfettamente ricostruita e questo cannone da 75-27. Tutto meticolosamente ricostruito, e avendo messo le mani sulle opere dell'architetto Cirilli abbiamo ottenuto di poter digitalizzare tutto, e tutto è a disposizione degli italiani alla mostra che è aperta all'Altare della Patria, al Vittoriano, e che rimarrà aperta fino al 2 giugno 2022. Quindi tutto questo è disponibile, perché sono stati digitalizzati tutti i documenti che avevamo, la circolare 71, i verbali dei rinvenimenti e altre cose, come vi ho detto, le opere dell'architetto Cirilli, che poi ha disegnato tanti monumenti, come il sacello che è quello del Montello, e tanti altri progetti. Quindi alla mostra dell'Altare della Patria, dove vedrete cimeli, molti cimeli, per esempio alcune delle cartoline che gli italiani scrissero al Milite Ignoto. Se ne possiedono ancora oltre 40.000, che sono tutte in corso di digitalizzazione, al Museo del Risorgimento, lì al Vittoriano. Decine e decine di migliaia di italiani scrissero al Milite Ignoto. In particolare una cartolina, Ignoto Militi appunto, che riproduce l'astra tombale, che era venduta a favore degli orfani di guerra, ma tante altre. Quindi potrete trovare lì all'Altare della Patria dei cimeli eccezionali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri, della guardia di finanza. E poi tanti schermi digitali che vi permettono di entrare in maniera molto dettagliata, per esempio, sui sacrari militari, sui musei militari che vi ho appena citato. E questa mostra è stata in formato ridotto, disponibile sul treno per le decine di migliaia di italiani che hanno potuto visitare la mostra, e fra le altre cose l'abbiamo anche riprodotta, perché c'era una parte immersiva molto tecnologicamente molto avanzata e molto coinvolgente, che grazie ai disegni di alcuni artisti, alle parole lette da attori professionisti, amici che hanno voluto farci questo regalo, leggendo lettere fra le quali quella di Antonio Bergamas, l'ultima scritta alla mamma, e quindi si entrava sul treno, si visitava il treno, si vedeva la mostra tradizionale con i tabelloni, e poi si entrava in questa mostra immersiva così coinvolgente che ha
toccato molti italiani. La scommessa è stata poi riprodurre questa mostra, pensate la cosa strana, a Lucca Comics. Tu dici, ci vanno solamente giovani, e invece decine di migliaia di ragazzi di tutte le età, vestiti nelle maniere più strane, da Pokémon e da Dragon Ball, hanno visitato e alcuni, confessandoci che non avevano mai sentito parlare del Milite Ignoto, e alcuni commuovendosi, alcuni arrabbiandosi, un ragazzo mi ha detto, dice, ma io sono arrabbiato con i miei genitori e con i miei professori che non mi hanno mai detto nulla di questa storia. Perché? Ho detto, figlio mio, vagliola chiedere. Però vedi, oggi hai scoperto questa cosa. E quindi è stato particolarmente bello vedere questi ragazzi che entravano in questa mostra un po' titubanti e nella stragrande maggioranza dei casi uscire usando una parola che alcuni di loro hanno detto, cioè che è molto abusata e che invece lì era sincera, cioè arricchiti. Ed è stato, vi garantisco, particolarmente bello. Come è stato bello lì a Roma San Pietro trovare due turisti statunitensi che erano lì per caso, che volevano prendere un trenino per andare a continuare il loro viaggio turistico, due marito e moglie, due reduci della guerra di Corea e tutte e due figli di reduci della Grande Guerra, e visitare la mostra e piangere perché, dice, siamo stati particolarmente fortunati oggi, siamo capitati qui perché abbiamo deciso di prendere un trenino e andare sul lago di Bracciano e abbiamo avuto questa possibilità. E perché vi dico questo? Perché voglio dirvi quanto sia bello fare questo mestiere, quanto sia stato bello fare questa cosa quest'anno. Onorare il soldato sconosciuto, quindi tutti i soldati d'Italia, e questi protagonisti, Due, Paolini, Tognasso, figure che erano un po' nel dimenticatoio e che meritano ben altro. In particolare, ritorno a dire Due, e con i produttori della fiction, così, un'idea di dedicare qualcosa in futuro a una figura del genere, a un precursore, a un visionario, a un grande patriota. Quindi riscopriamo queste cose, andiamo a leggere, andiamo a vedere, leggiamo il diario del tenente Tognasso, che se io fossi stato Paolini avrei punito, le dico la verità, brambilla, perché scrivere il diario poi non è che abbia tenuto il silenzio, quindi proprio essere rigoroso, Tognasso, ma lo ringraziamo, perché se non l'avesse fatto tante cose ci sarebbero ignote, come il soldato che deve rimanere ignoto. Ogni tanto qualcuno continua a dire, ma guardiamo, vediamo il DNA di questo uomo per magari restituirlo alla famiglia, ma Dio non voglia, qualche paese lo ha fatto, molti paesi hanno il soldato ignoto. E nel libro che abbiamo realizzato ci sono tutti i paesi che hanno un soldato ignoto, e proprio il presidente Bichi diceva la peculiarità dell'Italia, è vero, solo l'Italia ha fatto scegliere il soldato ignoto a una donna, solo l'Italia, tutti tranne un altro paese che vi dirò hanno fatto scegliere a un militare, molti a un soldato semplice, due a un sottufficiale, la Francia e gli Stati Uniti, i soliti inglesi a un generale, così banale, e la Romania che ha fatto scegliere a un bambino, a un dodicenne nel 1923, Amilcare si chiamava, aveva ovviamente perso il padre in guerra, frequentava una scuola per orfani di guerra. Una delle foto che potete vedere all'altare della patria è quella del 4 novembre 1921 dei bimbi, gli orfani di alcune scuole per gli orfani, e ci sono nella stessa foto orfani di caduti dell'esercito e della marina, e ci sono questi bimbi nell'uniforme modello 15 dell'esercito, in piccolo, col cappello alpino,
e ci sono i bimbi, i figli dei caduti della Marina, ovviamente vestiti da marinai. Ebbene, nel 1923 in Romania, a Milcare, venne portato in una chiesa dove c'erano alcune bare e venne chiesto a questo bambino di 12 anni di scegliere il soldato sconosciuto rumeno. Ebbene, le parole ci sono state tramandate. Amilcare scelse una bara dicendo: questo è mio padre. Quindi io penso a quel bambino, penso a suo padre, a un mio fratello in armi, penso al soldato sconosciuto che io conosco grazie ai racconti di mio nonno, ovviamente combattente della Grande Guerra. Tante volte mi aveva parlato del soldato sconosciuto e io lo saluto tutte le sere. Uscendo dall'ufficio, a piedi, passo per Piazza di Venezia e passo a salutare questo mio fratello. E ne sento di tutti i colori. Sento i turisti che si chiedono spesso che cosa sia quel monumento bianco. E non è giusto che, perché tanti turisti sono italiani e non sanno cosa sia. Molti sono stranieri. Qualche mese fa sentii un turista statunitense dire: finally, the Imperial Palace. Ovviamente lui, vedendo, dice, avrà pensato, sti romani hanno distrutto tutto. Ma ecco, almeno qualcosina l'hanno mantenuto. Ecco, bravi. Ma il brutto è che tanti italiani magari pensano la stessa cosa. Quindi nostro dovere è dire che cosa sia quel monumento bianco che molti romani chiamano ancora la torta nuziale, la macchina da scrivere. Ecco, ma i romani sono spiritosi, lo sappiamo. Dobbiamo fare di più. Dobbiamo fare in modo che il soldato sconosciuto sia conosciuto e che le storie di questi soldati, da Paolini a Tognasso e a tutti gli altri, siano raccontate nelle scuole, non solo, perché non sono solo i giovani a non sapere, ma è colpa nostra evidentemente. Quindi io davvero vi ringrazio perché ci avete invitati, perché siamo qui a poter dire, a poter raccontare questa storia. E mi auguro che sia possibile in futuro continuare a farlo. Quindi grazie per l'attenzione e andate a visitare il soldato sconosciuto all'Altare della Patria e i suoi 10 fratelli ad Aquileia, dove giace anche Maria Maddalena Blasizza in Bergamas. Grazie. Grazie generale Poli, moltissimo, e ci ha fatto rivivere e riscoprire questa esperienza. Grazie, questa esperienza di vera unità d'Italia, devo dirlo. Allora, professor avvocato Alessandro Provera, nel programma c'era scritto anche il professor Gabriel Forti, che però è assente, non può essere qui presente, e invece c'è qui appunto avvocato Alessandro Provera, che insieme a Gabriel Forti e Bianca Maria Sprigio ha fatto il volume Umanità in trincea, voci di giustizia da una grande guerra senza pace. Grazie. Innanzitutto vi porto i saluti del professor Forti, che purtroppo ha avuto un malore la scorsa sera, nulla di grave, però ha avuto un breve ricovero in ospedale, quindi non può essere presente oggi. Tra l'altro vi porgo i suoi saluti molto sentiti, perché come sa bene il presidente Bichi e anche l'avvocato Benzi, il professor Forti ha a cuore moltissimo il tema della memoria e il tema della memoria della Grande Guerra nello special modo, e quindi gli avrebbe fatto piacere molto essere qui presente, non tanto per parlare del libro, ma proprio per commemorare il Milite Ignoto, che è per noi un personaggio fondamentale, come appunto avrò modo di dire in seguito.
sono stato veramente molto colpito dalle relazioni odierne e soprattutto dall'ultima del generale Poli che mi ha illuminato su alcuni passaggi della commemorazione del Milite Ignoto, e confesserò subito al generale che, come sa bene mia moglie, anch'io ogni volta che mi trovo a Roma passo a salutare il Milite Ignoto e passo a salutare anche gli altri 10 Milite Ignoti nel toccante cimitero degli eroi dietro la cattedrale patriarcale di Aquileia, che effettivamente è un luogo. È un luogo, direi che. Allora. Scusate, non sono amico della tecnologia, ma adesso c'è una voce tonante addirittura con questo microfono. Bene, stavo dicendo, è un luogo essenziale per la storia del Milite Ignoto. D'altronde, proprio D'Annunzio ne fa uno dei luoghi eccezionali della sua narrazione nel notturno, quando appunto le quattro martire aquileiane lavano i piedi al Milite Ignoto, che è il fante cresciuto appunto nel fango del Piave. Qual è il mio ruolo oggi? Beh, il mio ruolo è quello di parlare del Milite Ignoto in chiave di giustizia, o comunque, se vogliamo, come immagine della giustizia. Ora, sono abbastanza sereno nell'affrontare questo compito, per il semplice fatto che molti prima di me hanno individuato proprio nel Milite Ignoto un'immagine di giustizia. E partiamo proprio da D'Annunzio. Come sa bene il presidente Bichi, che me lo suggerì qualche anno fa in un analogo incontro che tenemmo proprio qui in tribunale a Milano, nell'apertura dell'anno giudiziario a Fiume, D'Annunzio nel suo discorso, che trovate pubblicato anche se ormai è raro trovare questi libri, parlò della necessità di sostituire i tradizionali simboli della giustizia, quindi la bilancia, la spada, con uno scheletro. E allora tutti potrebbero dire, beh, questa è un'immagine macabra, un'immagine volutamente portata per stupire l'uditorio. In realtà non è uno scheletro qualunque quello a cui si riferisce D'Annunzio, ma è per l'appunto uno scheletro di un ignoto milite caduto nei campi di battaglia, sui campi di battaglia della Grande Guerra. Ecco, l'intuizione d'Annunziano è un'intuizione fondamentale, perché ricollega quel sacrificio, che tra l'altro appunto D'Annunzio individua come un sacrificio quasi francescano del fante ignoto, del fante senza nome, come un simbolo di giustizia. Ecco, io penso che questo sia il punto di partenza da cui dobbiamo dipanare il discorso e dobbiamo cercare appunto di congiungere alcune idee di giustizia alla figura del Milite Ignoto. E lo possiamo fare dicendo che quella cerimonia del 4 novembre del 1921 è stata l'episodio finale non soltanto della Grande Guerra, ma direi che è stato l'episodio finale del Risorgimento italiano. Ecco, perché questo è molto facile da intuire, nel senso che la salma del Milite Ignoto viene tumulata nel Vittoriano, che per l'appunto è il monumento a Vittorio Emanuele II, però è molto significativo il fatto che venga scelto quel luogo e non il Pantheon, per il fatto che quella tumulazione del Milite Ignoto conclude l'epopea risorgimentale italiana. Ebbene, Risorgimento e Grande Guerra, lo si è detto in apertura, Grande Guerra considerata come la quarta guerra d'indipendenza. Nella mia città, ad esempio ad Alessandria, c'è via 24 maggio e sotto c'è scritto quarta guerra d'indipendenza. Adesso non lo si dice più tanto questo, però in effetti non è retorica quella di chiamarla quarta guerra d'indipendenza, ma era il sentimento di molti dei combattenti, di molti che scelsero l'intervento nel 1915. Avremo modo appunto di dirlo. Ecco, quell'esperienza della Grande Guerra, o l'esperienza migliore della Grande Guerra, soprattutto l'ideale di giustizia che è emersa dalla Grande Guerra, io l'ho sempre considerato come un afflato ancora risorgimentale, soprattutto un afflato di giustizia che può illuminare anche il nostro presente, oltre che il nostro passato. Perché vedete, uno degli errori fondamentali è quello di vergognarsi del nostro passato, e questo lo diceva perfettamente il presidente Bichi, che ringrazio per le sue parole come al solito su questo punto, perché non è un caso che in Italia si parli esclusivamente o prevalentemente di Caporetto. Questo l'ha detto benissimo Mario Isnenghi nel Mito della Grande Guerra, ma è una considerazione che possiamo fare tutti, dal giornale calcistico fino appunto a una sconfitta politica, e non si parli praticamente mai di Vittorio Veneto, anzi direi che c'è quasi un tentativo di sminuire Vittorio Veneto, che è una grande falsità storica, che tra l'altro è una falsità storica da un certo punto di vista anche
portata da alcune spinte estere che vogliono appunto ridimensionare il ruolo dell'esercito italiano, che diciamolo qui fu invece essenziale, predominante e risolutivo, a differenza di come vogliono per esempio alcuni amici inglesi che dicono che fu risolutivo il loro intervento, ma questo storicamente non è vero. Basta visitare, e lo invito tutti a farlo, l'Isola dei Morti, che è uno dei luoghi più significativi della battaglia di Sernaglia e della battaglia di Vittorio Veneto. Come vedete anch'io frequento molto questi luoghi, so anche il presidente Bichi e l'avvocato Benzi. Ma perché vi dico non vergogniamoci della nostra guerra e non vergogniamoci soprattutto della prima guerra mondiale? Perché effettivamente fu una vittoria, e fu una vittoria importantissima, ma non tanto una vittoria come alcuni vogliono del nazionalismo, perché non c'entra niente questo. Fu una vittoria di significato e una vittoria anche di un determinato ideale di giustizia. Guardate, basta leggere quella lettera che è stata menzionata parecchie volte oggi negli interventi che mi hanno preceduto, di Antonio Bergamas, del figlio di Maria Bergamas, il redento triestino, per capire appunto qual era il sentimento che spingeva questi ragazzi. Antonio Bergamas era un maestro di elementari, per scegliere appunto l'intervento. Antonio Bergamas alla madre dice: io so che tu non capirai mai la mia scelta, la parafraso, ma il significato è questo, però sappi che io non avrei mai potuto morire nei campi gelati di Galizia, perché sarei morto per una patria che io non riconoscevo come mia. Io muoio invece molto più sereno, molto più felice, avendo davanti la mia patria, perché lui combatte, e combatte con davanti appunto le terre irredente. Tra l'altro, come sapete tutti, la sorte di Antonio Bergamas è una sorte particolarmente beffarda, perché viene sepolto in un cimitero inizialmente sul Monte Cimone. Questo cimitero poi viene bombardato successivamente e non si troverà mai più il corpo di Antonio Bergamas. Detto questo, quindi ci sarebbero già molti elementi per ritornare a pensare al 4 novembre, e questo farlo anche politicamente, come una festa to cure. Questo appunto è una delle cose che dobbiamo dire, sarebbe forse il caso appunto di ritornare ad una celebrazione anche della vittoria, perché non bisogna, ripeto, lamentarsi, vergognarsi appunto che la vittoria ci sia stata, proprio perché in molti casi è una vittoria supportata da un ideale di giustizia. Ma scendiamo più nel dettaglio per quanto riguarda il viaggio del Milite Ignoto. Io cercherò di farlo tra giustizia e letteratura, come appunto è nostro costume, come abbiamo fatto nei libri pubblicati assieme al professor Forti. Ebbene, se voi prendete la letteratura, fin dalla letteratura antica, e mi riferisco ad Omero, la narrazione della guerra, l'epica della guerra, non è mai l'epica solo della battaglia, perché c'è un elemento successivo che è un elemento fondamentale, che è l'epica del nostos, cioè l'epica del ritorno. Infatti, non a caso, i due poemi omerici che noi ricordiamo sono l'Iliade, che è il poema della guerra, e l'Odissea, che è il poema del ritorno, appunto, del nostos. Ce ne sono tantissimi nostoi, e tra l'altro alcuni non finiscono, oppure finiscono male, come ritorni, per esempio quello di Agamennone, ma anche quello di Odisseo, se è vero che appunto nell'undicesimo canto dell'Odissea, la cosiddetta Nequia, Tiresia intima all'eroe omerico di riprendere il viaggio non appena avrà vendicato appunto il suo onore contro i proci, e ad entrarsi in territori a lui completamente ignoti, che è la famosa profezia di Tiresia, quella del remo. Ma perché cito il nostos? Perché è un elemento fondamentale del viaggio del Milite Ignoto, proprio per il fatto che vi era la richiesta, dopo la grande deflagrazione della grande guerra, cioè un'immagine bellissima, che è l'immagine conclusiva della coscienza di Zeno, di Svevo, dove appunto si descrive questa immane esplosione, no? Questo uomo che scende al centro della terra, mette dell'esplosivo e la terra esplode. Ecco, questa è un'immagine che molti critici letterari videro come esposta alla rappresentazione della grande guerra. Dopo questa grande deflagrazione, il mondo di ieri, per dirlo alla Stefan Zweig, non esisteva più dopo la Grande Guerra, non esisteva più l'arte, la letteratura che erano del mondo di ieri, ne esisteva un'altra arte, un'altra letteratura, un'altra politica, dopo che c'era stato quello incontro e scontro fondamentale con gli altri popoli, con gli altri soggetti dell'attuale Unione Europea, ma anche appunto del mondo intero. Cioè il mondo non sarebbe più stato quello di prima. E questo, guardate bene, lo si evince perfettamente da tutta la letteratura della Grande Guerra. Se prendete un testo fondamentale di una medaglia d'oro al valore militare, che è quello di Gianni Stuparic, Guerra del 15, si vede perfettamente che i due fratelli Stuparic, Carlo muore sull'altipiano di Asiago perché si dà la morte per non cadere e ha catturato dagli austriaci, perché come redento sarebbe stato giustiziato, perché considerato
disertore. Bene, in Guerra del 15 si vede perfettamente che i due fratelli in trincea, in queste notti stellate, dove riflettono appunto sull'esistenza, riflettono appunto sulla loro scelta interventista, che guardate bene non verrà mai abbandonata, come invece si cerca di dire in alcune ricostruzioni. Ebbene, pensano al ritorno a casa, però guardate bene, questo ritorno a casa non è un ritorno a casa su cui riflette qualsiasi combattente, che è lontano, che è esposto a qualsiasi tipo di pericolo, anche del pericolo alla vita, è un ritorno a casa concettuale ed intellettuale, perché i due intellettuali triestini si interrogano su come sarà appunto la casa del domani, su come sarà, si potrebbe dire in tedesco, la Heimat del domani, cioè la casa, la patria del domani, perché si rendono conto perfettamente che dopo quell'esperienza di conflitto, che è un'esperienza di conflitto anche tra ideali di giustizia, anche tra sistemi politici e sistemi giuridici diversi, dopo questo bisognerà necessariamente fare in modo che lo Stato, la politica, il diritto tenga in considerazione quello che è stato, cioè fare in modo che quello che è stato irradi il futuro, irradi la nuova politica, il nuovo diritto. Infatti uno degli afflati meravigliosi degli ex combattenti fu appunto quello di cercare in qualche modo che l'eredità dei combattenti della Grande Guerra non venisse perduta. Ci sono delle orazioni bellissime che trovate in Zona di Guerra, che è la raccolta degli scritti di Piero Calamandrei durante la Grande Guerra. Ci sono orazioni bellissime, per esempio una tenuta a Montepulciano o altra appunto del grande giurista fiorentino, che cerca in qualche modo che questa eredità di giustizia del combattente non venga perduta, e si rende conto Calamandrei che parla però un'Italia che sta cambiando radicalmente, dove c'è una parte politica che si sta appropriando in modo errato dell'eredità della Grande Guerra, che appunto poi dopo poco porterà al fascismo e porterà alla dittatura. Ma cos'è che voglio dire? Voglio dire che chi scelse l'intervento all'epoca, quindi nel 1915, anzi possiamo dire chi scelse l'intervento in quei mesi di neutralità che accompagnarono l'Italia alle cosiddette radiose giornate di maggio, anche questa appunto immagine d'Annunziana, non scelse l'intervento perché era un bellicista, non scelse l'intervento neppure perché fosse nazionalista. Certo, esistevano appunto i nazionalisti anche tra gli irredentisti, ricordiamo per esempio Ruggero Timeus Fauro, ma il numero maggiore di quelli che scelsero l'intervento, e badate bene, praticamente tutti gli intellettuali, praticamente tutti gli scrittori scelsero l'intervento, cioè per esempio l'eccezione di Palazzeschi, che sceglie appunto la neutralità, e c'è il suo importante libro Due Imperi Mancati, ma tutti gli altri, quasi tutti gli altri intellettuali scelsero l'intervento, non lo scelsero, ripeto, per bellicismo, lo scelsero per ragioni fondate di giustizia. Possiamo fare un esempio. Scipio Slata, per autore del fondamentale libro anteriore, appunto di qualche anno alla guerra, Il mio Carso, non sceglie l'intervento perché si vuole conquistare qualcosa che non è proprio, ma si sceglie l'intervento perché si capisce che nel contesto culturale dell'Austro-Ungheria non ci possa essere nel futuro quella fioritura delle culture diverse che invece l'irredentista democratico Slata si augurava. Sono importantissimi i suoi articoli apparsi sulla Voce di Prezzolini nel 1910, dove per l'appunto spiega come un intervento possa essere democratico. Non si sceglie di andare in guerra perché si vuole conquistare l'altro, si sceglie di andare in guerra perché l'altro cerca di annientare la propria esperienza culturale. Questo è un passaggio fondamentale. Addirittura l'origine dell'irredentismo culturale e democratico non era un irredentismo finalizzato alla guerra, finalizzato all'intervento, ma finalizzato solamente a garantire all'espressione culturale italiana nell'ambito di quelle terre una libertà di manifestazione. Cose abbastanza banali, forse, se vogliamo, nella nostra quotidianità avvezza alla democrazia, ma non così banali in quell'epoca. Ricordatevi appunto la lotta di Cesare Battisti in Trentino con anche De Gasperi, vennero arrestati entrambi nelle manifestazioni davanti alla Croce Bianca, a Innsbruck, Weizkreuz ed Innsbruck, che era una taverna, manifestavano perché volevano un'università italiana nei territori però di lingua italiana. Ripeto, cose che ci possono sembrare scontate, ma era una lotta culturale ed era una lotta per la sopravvivenza di un elemento culturale. Noi dobbiamo ringraziare questi grandi intellettuali. Detto questo, altro intellettuale già citato, per esempio Gianni Stuparic, anch'egli sceglie l'intervento
perché capisce, e c'è in Nuccia quest'opera fondamentale di Stupari, c'è la nazione ceca, l'idea che un'Europa possa sopravvivere nel futuro solo ed esclusivamente se fosse stata una unione tra popoli liberi, sovrani, però legati appunto dal rispetto reciproco e dalla possibilità di fioritura reciproca delle culture e delle esperienze. Vedete quanto in Nuccia vi è già un'idea corretta di Unione Europea o comunque un'idea corretta di federazione tra Stati europei, cosa che non poteva avvenire nell'ambito del dualismo, della duplice monarchia, ma anche nelle idee trialistiche, per esempio, di Francesco Ferdinando, ucciso a Sarajevo. Oppure, per citare un grande lombardo, Carlo Emilio Gadda, quinto reggimento alpini, anche lui perse il fratello aviatore sull'altipiano di Asiago, e questo turbò in modo irrimediabile, profondamente, la vita di Gadda, tanto che la sua tensione alla cognizione del dolore, faccio riferimento al grande romanzo di Gadda, nasce proprio da quello, cioè non riuscire mai a razionalizzare questa immane matassa, questo gnomero, questo gomitolo delle cause appunto del male. Per tutta la sua vita, con la sua narrazione, l'ingegnere lombardo cercò appunto di dipanare questo gomitolo. Questo gli nasce proprio dall'esperienza della Grande Guerra. Leggete Giornale di Guerra e di Prigionia, che è un capolavoro assoluto della letteratura italiana, dove c'è il tentativo dell'uomo di cultura, dell'ingegnere, di razionalizzare la guerra, e in molti casi quest'ansia che gli discende dal fatto che la razionalizzazione è impossibile in alcuni determinati contesti. Ma perché Gadda sceglie l'intervento? È questo che non si dice mai. Gadda sceglie l'intervento perché capisce che gli imperi centrali sono portatori di un sistema politico, di un sistema giuridico che è completamente contrario all'ideale risorgimentale che invece Gadda sente di dover portare nella sua esperienza di uomo, nella sua esperienza di accademico, nella sua esperienza appunto di militare. Quindi una guerra culturale per far sopravvivere la cultura italiana. Ma poi cito in ultimo altri due intellettuali, perché giustamente il collega Benzi raccontava che in tutti i tribunali italiani ci sono lapidi, ci sono busti che ricordano i caduti, tra gli avvocati, tra i magistrati, tra i cancellieri. Ne ho visto uno, per esempio, a Novara recentemente. Se andate nella sede, molto bella peraltro, del Tribunale di Vercelli, che era il palazzo di Amedeo IX di Savoia, che lì aveva la sua residenza, vedete due busti nella sala consigliare dell'ordine dei fratelli Garrone, Giuseppe ed Eugenio Garrone. Ecco, si consigliavano mostre precedentemente, io quella del Milite Ignoto l'ho vista, ed è bellissima, consiglio a tutti, ma ripeto, io vado sempre all'altare della patria. Ecco, c'è una mostra al Museo Leone di Vercelli dedicata ad Eugenio e Giuseppe Garrone, che per l'appunto erano entrambi laureati in giurisprudenza all'Università di Torino, e a Giuseppe magistrato, tra l'altro, che ricoprì funzioni di magistrato nell'appena conquistata Libia e fu ferito appunto in Libia. Giuseppe Garrone è tra l'altro un Milite Ignoto. È un Milite Ignoto perché la sua salma non venne mai riconosciuta, non venne mai trovata. Si trovano appunto dopo la rotta di Caporetto a combattere sul Monte Grappa, che è uno dei baluardi della patria. Eugenio viene ferito e morirà pochi giorni dopo in un ospedale di Innsbruck. Giuseppe Garrone invece non viene più trovato, perché la sua salma viene dispersa, un po' come accade per Antonio Bergamas, viene dispersa a fronte appunto di bombardamenti nemici appunto su quella parte. Ebbene, anche la scelta dell'intervento dei fratelli Garrone è dettata esclusivamente da una finalità culturale, che è quella appunto di mantenere l'esperienza culturale risorgimentale, cioè quindi di una patria libera tra uomini liberi, a differenza di espressioni giuridico-politiche che questa libertà vorrebbero appunto negare, che sono appunto, che erano l'Austro-Ungheria e l'impero germanico. Ma ritornando al Milite Ignoto, qual è la frase, a mio parere, essenziale per descrivere, per dare una cifra culturale alla figura del Milite Ignoto? È una frase che io ricavo per l'appunto dal Giornale di Guerra e Prigionia di Carlo Emilio Gadda. All'inizio di ogni anno di guerra, tra l'altro una parte del giornale va perduta, che è quella che Gadda perde durante la ritirata di Caporetto, viene fatto prigioniero, e anche questa è causa appunto della sua frustrazione esistenziale. Ebbene, all'inizio di ogni anno di guerra, Gadda utilizza un verso virgiliano che è dedicato a Palinuro, che è il nocchiero di Enea,
che come sapete muore nei pressi di quello che attualmente è Capopalinuro, e c'è questo bellissimo verso virgiliano che è Prospexi Italiam summa sublimis abunda. È magnifico il verso virgiliano perché vi immaginate appunto Palinuro che intravede Prospexi, prospicere, intravede le coste italiane dall'alto dell'onda, perché è portato appunto dai flutti, ma è solo ed esclusivamente un momento, perché poi, come sapete, Palinuro viene sopraffatto da una forza più grande di lui a cui non riesce appunto a resistere. Ecco, il fante ignoto, colui che cade appunto su quei terreni insanguinati, è per l'appunto colui che per un istante anche solo, per una frazione di secondo, ha l'idea di quello che potrebbe essere l'Italia, di quello che sarà l'Italia nel futuro, che dovrebbe essere una sorta di dovere esistenziale, e poi viene vinto per sempre da questa forza superiore. Ma perché Prospex Italia? Ma Prospex Italia perché in tutti i soldati, in tutti i combattenti della Grande Guerra, anche nei più umili, badate bene, c'è un momento di consapevolezza, e questo lo possiamo far emergere dai diari, in cui tutti capiscono che l'Italia del dopoguerra dovrà essere diversa da quella dell'anteguerra. Per esempio, durante la rotta di Caporetto, i soldati semplici, molto spesso tacciati di non sapere cosa stessero facendo, cosa che non è assolutamente vera, ognuno ha dei gradi di consapevolezza diversi, eppure alcuni non vogliono abbandonare le postazioni, ma non le vogliono abbandonare per motivi astratti, non le vogliono abbandonare perché lì ci sono i piccoli cimiteri di guerra dove sono sepolti i loro commilitoni. E quella è la loro patria, è quel fazzoletto di terra che è la loro patria. Questo è fondamentale, perché allora si capisce che cosa? Si capisce che l'Italia del dopoguerra doveva essere per il combattente, si è già detto, un'Italia di libertà di qualsiasi tipo di espressione nel pluralismo democratico, ma anche di riconoscimento dell'altro, non di annientamento dell'altro, di riconoscimento della necessità esistenziale dell'altro per qualsiasi individuo. Noi ci evolviamo nella nostra identità grazie al rapporto con l'altro, anche lo scontro con l'altro. E allora, per non tediarvi troppo, io vorrei concludere questo mio intervento però citando due pagine fondamentali che proprio raccontano in modo letterario l'epopea del Milite Ignoto e l'epopea di giustizia del Milite Ignoto. La prima opera letteraria, a torto considerata, per esempio, da Claudio Magris minore, nella letteratura di Stupari, c'è questo romanzo, apparso, se non erro, nel 1940, data molto significativa, che si intitola Ritorneranno, il nostro, se no si diceva. Ecco, Ritorneranno è un romanzo parzialmente autobiografico di Gianni Stuparic, invito a leggerlo, dove si racconta della storia di tre ragazzi triestini, irredenti, che scelgono di combattere volontariamente con l'esercito italiano, è lontanissimo dagli irredenti l'idea della diserzione dall'esercito austro-ungarico, non si può disertare da quello che non si ritiene cogente nei propri confronti, quindi anch'io respingo appunto l'idea della diserzione per gli irredentisti, che anzi sono tra i più coraggiosi in assoluto, perché fanno una scelta di vita che è una scelta di vita chiaramente irreversibile in ogni modo. Ebbene, questi tre fratelli, che sono Sandro, Marco e Alberto Vidali, e in essi è facile riconoscere Scipio Slata per Gianni Stuparic e Carlo Stuparic, partono per il fronte e solamente uno di loro ritornerà. Però ritornerà orrendamente scempiato dalla guerra, è Sandro, e soprattutto non vedente. E questa caratteristica del non vedere di Sandro è molto vicina, per esempio, al notturno che D'Annunzio scrive appunto con gli occhi bendati, che detta in parte alla figlia Renata, perché è una non possibilità di vedere le cose del presente che però è veggenza per le cose del futuro. Ebbene, Sandro perde tutti e due i fratelli, perde Marco e perde Alberto, che tra l'altro aveva appena fatto una ritirata capolavoro da Caporetto, e non sa come presentarsi al cospetto di sua madre. Ritorna a Trieste, una Trieste non più imbandierata come il 3 di novembre quando i bersaglieri sbarcano all'attuale Molo Audace, è una Trieste grigia di pioggia, sale le scale di casa sua e non sa come la madre lo accoglierà. In fondo la famiglia è devastata. La madre però lo accoglie, seppur nelle lacrime, seppur nel pianto, e lo abbraccia. Ebbene, questo gesto di accoglienza fa capire a Sandro che la necessità
del futuro è quella della ricostruzione. E gli viene sulle labbra la parola ricostruiremo tutto, mamma. E quasi se ne vergogna, è quasi come se gli fosse uscita spontaneamente. Se ne vergogna perché come si fa a ricostruire quando si è perso tutto? Eppure capisce che si deve necessariamente ricostruire sulla base di quell'eredità di Marco e di Alberto, ma di tutti i caduti durante la Grande Guerra. E questo riecheggia il famoso discorso che Stuparic tenne davanti alle salme dei caduti triestini nel 1924, dicendo che sia patria e sia loro, cioè i caduti, devono essere citati negli scritti con la lettera maiuscola, perché con loro, cioè i caduti, irradiano il concetto di patria, sono loro il concetto di patria, proprio con il loro ideale di giustizia, che è un ideale di riconoscimento dell'altro e di necessità di combattere per la propria libertà. Vi lascio però leggendovi pochissime righe, utilizzando l'ultimo minuto perché non voglio sforare, le ultime righe di un bellissimo romanzo che è scritto da Virginia Galante Garrone, nipote dei due fratelli Garrone e sorella del famoso storico Alessandro Garrone. Il romanzo si chiama L'ora del tempo, verso dantesco, L'ora del tempo e la bella stagione, dove ritorna nella casa di Vercelli la salma di uno dei due fratelli Garrone, la salma di Eugenio, che veniva chiamato Neno dalla famiglia. Ecco, io penso che in queste parole, che sono parole liriche, si trovi appunto l'esperienza del dolore della famiglia che perde in guerra un proprio caro, l'idea della necessità che questa figura però non scompaia e che se ne faccia memoria per trovare un ideale di giustizia nella nostra contemporaneità. Eugenio, genio, genio, Neno, Neno, oh sì, ora finalmente il nodo si è sciolto, perché hanno capito che è tornato, che è qui. Così Neno, nella sua bara portata a spalla dai suoi alpini, ha rifatto salendo per l'ultima volta la scala della sua casa. Ora è su, nell'entrata. Hanno posato la bara e la bandiera la avvolge e nasconde. E c'è il suo cappello d'alpino con la lunga penna nera e ci sono due medaglie d'oro, la sua e quella di Toto, su un cuscinetto di velluto. E sulle pareti stanno le corde, le piccozze, i ramponi, le racchette, come se d'un tratto, in questa notte di prodigio, dovessero balzare su tutti e due, ignari di morte, per la loro ascensione eroica. D'improvviso, in questa che è la camera ardente, e pare una chiesa, con la croce e i ceri accesi, e la nonna è in ginocchio, e il nonno è ritto lì accanto, d'improvviso, nel silenzio che sommerge la casa, batte la pendola, i 12 colpi della mezzanotte, e fuori il campanone del Duomo pare risponderle, mentre la fiamma della stufa di là si fa sentire a sibili e schiocchi, e si avventa per la cappa, tesa verso l'alto, al di là della nebbia, verso le stelle invisibili che vanno come le nuvole e come il tempo senza rumore. Grazie. Grazie moltissimo, Avvocato Provera, per tutto quello che ci ha detto e come l'ha detto. Anche il pensiero sul ricostruire è molto significativo, anche perché i tempi dell'oggi ci richiamano molto anche a questo. Raccomandiamo di portarci un saluto e un augurio naturalmente al professore Gabriel Forti, quindi che porti i nostri saluti. Presidente Bichi. Mi sembrano siano state relazioni veramente belle e anche toccanti, in certi punti tutte interessanti. Mi fa piacere che nell'ultima relazione il professor Provera abbia citato Calamandrei, che proprio Calamandrei dà quest'idea del continuum a cui facevo prima riferimento, perché se ben ricordo era un ufficiale tenente, fu il primo che entrò in Trento liberata, e poi Calamandrei è il padre della Costituzione per quanto riguarda la disciplina della magistratura e quindi anche l'indipendenza della magistratura come configurata nella nostra Costituzione, per cui conferma questo iter intellettuale e culturale a cui si faceva riferimento prima. Mi sembra anche l'attenzione da tutti prestata a queste relazioni sia significativa veramente dell'interesse. Ringrazio tutti e ringrazio in particolare tutti i rappresentanti dell'esercito, il maggiore in grado, il generale Miglietta, che è stato qui presente. Ringrazio
generale Poli per la splendida relazione e tutti i nostri colleghi avvocati. Va bene. Grazie, grazie Presidente, grazie a tutti, grazie tantissimo al relatore per ricchezza e profondità degli interventi che ci hanno fatto realmente fare una esperienza unica, e poi sicuramente coglieremo l'invito del nostro generale di andare quindi tutti quanti a Roma a rendere omaggio al Milite Ignoto o allo sconosciuto, e buona prosecuzione a tutti quanti. Grazie.